trovati con Ale Padova. Benvenuti al derby in posticipo serale, un derby d'alta quota. È la sera di Bassano Padova, si gioca il posticipo della 29esima giornata del girone B della Serie C. Il Padova è in campo al Mercante di Bassano da poco più di 10 minuti. Il risultato è ancora sullo 0-0. Seguiremo tutta la partita del Mercante, le interviste del dopogara. Subito vado a Bassano, dove c'è Andrea Moretto. Andrea, ci senti? Sì, eccoci qua, 12° minuto a Bassano, attenzione perché attacca il Bassano. Devo dire che la partita è iniziata non forte, di più davvero fortissimo, soprattutto attenzione ancora adesso il Bassano ha possibilità di andare a calciare, tiro a giro fuori. Allora, primo minuto subito una doppia conclusione con Diop che ci ha messo poi il piede due volte, è dovuto intervenire Bindi, e poi ancora un inserimento sulla sinistra, il diagonale che è terminato fuori per il Padova. Invece i più frizzanti sono Serena sulla destra e con l'appoggio in avanti di Sarno, proprio Sarno con gli Ozzi si è conquistato un calcio di punizione che lo stesso fantasista arrivato al Foggia ha calciato però centralmente, e adesso è una gara tutta da vivere, tutta da vedere, una gara che davvero va a 100 all'ora. La viviamo qui nei nostri studi assieme alla nostra squadra di eccezione. Inizio come sempre, come di consueto, con piacere da Chiara che apre le porte dello studio a voi da casa. Telefono 348-43-16678. Aspetto i vostri messaggi. E a sporcare, permettimi Paolo Braghetto, l'inquadratura di Chiara Paradì, è il collega Paolo Braghetto del Gazzettino, art director di Bellezze Venete. Fra poco capiremo perché. Chiamiamo subito un'altra bellezza veneta, Marco Campanale. Vai! Niente applauso per me, solo per lui, giustamente. Bello e bravo, bello e bravo. Ti ringrazio, Carlo. Bellezza veronese. Va bene. Grazie Carlo, ma buonasera a tutti. Questa è una partita fondamentale, l'abbiamo detto nelle pre-partite, assieme a te Carlo, assieme a Andrea Moretto, che questa è una partita da non sbagliare per il Padova, perché può davvero dare il via a una nuova fuga dopo lo stop della scorsa giornata con il Teramo. Il Bassano però è una signora squadra, gioca benissimo con le ripartenze. Io lascio la linea a te, Carlo. Sì, è una partita veramente difficile quella del Padova. Per aiutarci a capirla, a commentarla, abbiamo una colonna bianco scudata al centro della tribunetta, Angelo Montrone. 150 presenze in maglia bianco scudata nelle varie categorie, attaccante insomma di cui ci si ricorda sempre, soprattutto per i bei tempi, il 91-94 probabilmente l'annata, Angelo, che più ti ha fatto star bene a Padova anche da un punto di vista dei risultati, inevitabilmente, perché quando arrivano i risultati, e lo stiamo vedendo anche in questa stagione, si sta meglio, però insomma il tuo nome è legato a Padova indissolubilmente per tante partite, per tanti gol che hai segnato. Buonasera e benvenuto. Grazie. Come la vedi questa partita? Beh, devo dire che il Bassano è partito fortissimo, nei primi tre minuti ha avuto tre occasioni da gol, doppia parata di Bindi e poi un diagonale alla parte sinistra che ha sfiorato il palo. Devo dire che il Bassano gioca tanto sulle fasce e cerca di sfruttare quindi le corsie esterne. È una squadra veramente tonica, dobbiamo vedere se riuscirà a tenere questo ritmo partita per 90 minuti. Angelo, c'è il Padova, come stavo dicendo, che sta vivendo una grande stagione, insomma lo stanno dicendo i numeri, lo dice la classifica che tra poco andremo a vedere, e il Bassano invece sta vivendo un momento d'oro da un punto di vista atletico, perché nelle ultime partite ha dimostrato di avere un ritmo veramente da promozione. Ecco, che partita può nascere? Quella che stiamo vedendo, cioè viva, ricca di contenuti e di spunti, oppure le squadre a un certo punto magari si possono, non dico accontentare, però... Eccolo! Accontentarsi non credo. Io dico che il Bassano, vista anche la sua situazione di classifica, essendo terza, punta tutto su questa partita nel fare bottino pieno. Però è anche vero che deve stare attento, perché di fronte a un Padova che nelle ripartenze è veramente micidiale con Sarno, e credo che possa sfruttare veramente gli spazi che può lasciare il Bassano, la squadra di casa. E allargando, grazie intanto Angelo, allargando l'inquadratura riusciamo anche a vedere le bellezze di cui ti abbiamo circondato, sono Veronica e Chiara, due bellezze venete, modelle protagoniste del calendario Bellezze Venete. Le abbiamo conosciute già nella puntata precedente. Sì, prego Andrea, prego.
No, ti devo dire che lo schieramento già dai primi minuti sembrava, ma adesso è più chiaro, sembrerebbe addirittura un 4-3-3 con sì. Sarno che gioca a destra del tridente, Gliozzi in mezzo, Guidone a sinistra, anche se Guidone adesso è centrato, comunque spesso Sarno parte dalla destra. Sono d'accordo con te Andrea, hai visto perfettamente, Sarno è spostato sulla destra come dici tu e tende ad accentrarsi per sfruttare meglio il suo sinistro che è un piede magico per lui. Ecco Andrea, già che ci siamo, noi nella prepartita abbiamo detto le formazioni, abbiamo elencato le formazioni, ricordiamole per chi si fosse sintonizzato orora con la nostra trasmissione, il Padova ha una novità importante in attacco. Sì, c'è Gliozzi in attacco, allora ve le ribadisco, Bindi in porta, Salviato e Contessa sono gli esterni di difesa, Cappelletti e Ravanelli centrali, in mezzo al campo Serena, Pinzi e Belligheri con Sarno che abbiamo detto che sta a destra, Guidone centrale, Gliozzi a sinistra, anche se spesso questi ultimi due tendono proprio ad invertirsi. Per il Bassano invece 4-3-2-1, grandi in porta, Bonetto, Pasini, Bizzotto e Stevanini, linea difensiva, Zonta, Salvi e Proia con Venitucci e Minesso in appoggio a Diop che è marcato, francobollato come si diceva negli anni 80 da Ravanelli che non lo molla. Allora Carlo scusami, posso ricordare un po' di numeri, li hai sottolineati tu, il Bassano ha vinto le ultime partite, le ultime quattro partite in casa e nelle ultime quattro partite ha subito solamente una rete, quindi la difesa del Bassano è il reparto che funziona meglio in questo momento e il Padova secondo me sta facendo bene per cercare di sbloccare la situazione lì davanti. Certo, ci deve essere comunque un atteggiamento aggressivo soprattutto nei primi minuti dove spesso, o meglio nelle occasioni dove il Padova ha tentennato un po', è mancato appunto l'approccio iniziale sia nel primo sia nel secondo tempo. Nel frattempo Abassano sta ancora attaccando la squadra di casa, vediamo se viene fischiato un fuorigioco o no, c'è ancora Diop che manovra il pallone e poi recupera la difesa biancoscudata e può ripartire così l'azione. Ho la possibilità di presentare completamente il nostro bellissimo studio perché ci sono tanti tifosi che sono venuti con noi questa sera a vivere e ringrazio e saluto Avis biancoscudata. Padova nel cuore. Sempre bello vedere un bel po' di biancoscudo. Giancarlo Agostini ti ringrazio, Gianfranco ti ringrazio per la presenza, per essere qui con noi, aver portato un po' di colori sociali oltre appunto come stavamo dicendo prima del collegamento con Andrea Moretto, le due bellezze venete che sono venute accompagnate con Paolo Braghetto e ci si parlerà un po' ancora di questo calendario, avremo delle immagini esclusive da mostrare ai nostri telespettatori, però ritornerei ancora ad Andrea Moretto, a Bassano, al Mercante. Sì, dalle bellezze venete alla bruttezza veneta, eccoci qui allora, ma che sarei io poi, non le squadre in campo, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, attenzione adesso che attacca il Bassano, la vera bellezza però è quella in campo, dimostrata alle due squadre, permettetemi di dire bene Sarno, ma il Padova ha ritrovato anche sulla sinistra Belligheri, molto bene nella fase di difensiva poi di ripartenza, quindi anche sulla sinistra ha ritrovato un motore forse mancante da quella parte. A me colpisce molto fermati ancora dalla bassa. A me Andrea colpisce molto la difesa centrale del Bassano, sono parecchio fisici, forti, di lì si fa fatica a far passare qualsiasi pallone specialmente con Bizzotto che è il capitano. Sì, però c'è Cosa succede? Però c'è Pasini che è già stato ammonito per il fallo precedente, quindi giustamente bisogna tenere conto anche di questo. Il Padova deve continuare così, loro sono molto, vanno molto sull'aggressività, molto sulla fisicità, però il Padova, a parte i primi due minuti che è un po' ballato, adesso sembra esserci. Andrea, lo spettacolo è anche a bordo campo perché ci sono due allenatori sanguigni che non se le mandano a dire probabilmente. Sì, due allenatori che sono tutti e due tutti e due in piedi, occhio che adesso Salviato rischia il giallo, vediamo se verrà estratto il giallo, no, forse ammonizione soltanto verbale da parte dell'arbitro Proietti, ci sono le proteste da parte di Stevanin, va a protestare con l'arbitro, allora sta parlando l'arbitro ancora con Salviato, dice alla prossima ti ammonisco. C'è da dire che anche mi sembrava il terreno, forse per la pioggia caduta, è un po' scivolosetto in alcuni tratti, quindi non è proprio
certo non ci sono le pozzanghere, ma non è proprio giocabilissima. All'inizio si tendeva anche un po' proprio a fare fatica, e adesso vediamo con Bizzotto a toccare subito il pallone in avanti, prova il Padova a recuperare subito il pallone, c'è ancora un attacco falloso da parte del numero 4 Proia, protesta del pubblico di Bassano, nella mia postazione sono attorniato da tutte le bandiere giallorosse, dai tifo giallorosso, mentre dalla parte opposta c'è tutta la classica tribunetta ospiti che è praticamente piena di vessilli biancoscudati. Tengo ancora la linea perché c'è questa azione offensiva del Padova, attenzione, un mezzo pasticcio, deve intervenire dalla difesa a mettere il pallone fuori, stavamo regalando il pallone a Diop, quindi linea allo studio. Sì, abbiamo visto insomma Marco che c'è la tribuna, quella opposta alla tribuna stampa dove sta commentando per noi la partita Andrea Moretto, che è colma di tifosi biancoscudati. Questo... Sì, tanti quelli che sono andati lì al mercante di Bassano, hai fatto bene a sottolinearlo Carlo, perché insomma questa atmosfera ricorda molto quella della scalata verso la Serie C, allora Lega Pro in quell'anno terribile in cui il Padova finì appunto tra i dilettanti, e c'è tanta passione. Se non per una cosa, permettimi Marco, giusto per fare un tono polemico, che quest'anno in Serie C è molto più complicato, e magari anche i tifosi qui in studio me lo confermeranno, comprare i biglietti, perché la Serie D era per virgolette bella perché lo stadio si poteva arrivare anche 5 minuti prima e si entrava. Siamo tornati nelle categorie dei professionisti e abbiamo ritrovato ancora tutte quelle difficoltà e tutti quegli inghippi burocratici che impediscono al tifoso di andare semplicemente ad andare a vedere una partita, come sarebbe facile andare al cinema. Sentiamo cosa dicono i nostri tifosi da casa intanto. Chiara? Sì Carlo, è arrivato prima della nostra diretta un messaggio che vede già il Padova vincitore, un piccolo pronostico, ci scrivono: ciao, mi saluti Martina, la salutiamo. La salutiamo, subito un applauso a Martina. Io dovrebbe, scusami, ciao Martina. Oh, anche dal mercante di Bassano, bravo Andrea. Dovrebbe essere ancora a casa sul divano con il telecomando in mano, tutto tranquillo. Martina, se ci sono dei segnali, magari durante la trasmissione, mandaci un messaggio che daremo la notizia in anteprima. Fate sapere. Bassano Padova 03, ciao Daniele di Saccolongo. Telecomando l'ha buttato, Buonasera, sul ponte di Bassano da Sportivi ci daremo la mano, ma da tifoso padovano un calcio, il nostro dolo 53. Eccomi qua, il coniglietto Pepe vi saluta e sempre forza Padova. E un altro messaggio, una raccomandazione al nostro Marco che nell'ultima puntata era un po' agitato. Mi raccomando Marco, se serve un po' di gocce di Lexotel, forza Padova, Sandro. Va bene Sandro, vengo da te, mi dai un po' di gocce. No, stasera sono tranquillo. Però volevo dire, scusami Carlo, la regia che non vediamo più nello schermo grande la partita e lo vediamo solo negli schermi piccoli. Anche qui non vedo Andrea, che è un bel vedere, però non vedo la partita e quindi insomma se si può ripristinare legittima la tua richiesta alla regia. Io invece la regia chiedo se contemporaneamente riesce anche a buttare fuori in video le classifiche e i risultati della giornata di ieri, perché è stata una giornata importante dal punto di vista del Padova. Ecco, leggiamo assieme la classifica: c'è il Padova che comanda a quota 50, poi il Bassano a quota 41, San Benedettese 41, Reggiana 40, Feralpisolo 40, il Mestre 37, la Triestina 36, il Suttirola 36, il Renate a 34, Pordenone a 34, e qui si chiude la lista per i playoff. Poi Albino Leffe 32, Fermana 32, Vicenza 31, Ravenna 29, Teramo 27, Gubbio 27, Sant'Argangelo 24, Fanalino di Coda ancora a quota 22. Ieri i risultati sono stati interessanti, Marco, andiamo subito a vederli. Il Ravenna che ha battuto l'Albino Leffe a Bergamo per 1-0. Sì, la prima sorpresa. Poi sì, abbiamo sottolineato proprio nel pre-partita questo risultato, quello che vediamo, Fermana-Reggiana 2-2, con, l'abbiamo detto, il gol del 2-2 di Arturo Lupoli, e con la Reggiana che comandava l'incontro 2-0. Invece la Fermana è riuscita a fermare la Reggiana ed è un risultato importantissimo questo per il Padova. Intanto c'è una punizione a Bassano, una gomitata alta sul giocatore della
Broia è parecchio nervoso, è andato vicino al gol al terzo minuto, poi ha commesso un paio di falli, l'arbitro non ha sanzionato con il giallo in questo caso. Mestre Pordenone 4-3 su Tirole Renate 0-0, Teramo Sant'Arcangelo 0-0, Triestina Vicenza 0-0, ma la Fenalpi Salò che ha vinto a Gubbio si riporta sotto. Torniamo al Mercante di Bassano. Sì, intanto Bisoli è mandato a scaldare già un giocatore, mi pare sia Cappello se non erro, comunque uno dei giocatori a panchina, sarò più preciso, ma intanto vediamo il... no, forse non è Cappello, insomma comunque uno dei si sta già scaldando. E vediamo questo calcio di punizione con Sarno, lascia Serena, va Sarno, il pallone in mezzo, non trovano la deviazione, quindi si rimetterà sotto la panchina dove c'è un Bisoli davvero infuriato, evidentemente non sta andando come l'aveva prevista, comunque sta cercando di tenere in tensione la propria squadra. Ma secondo te calma, ce l'ha chiaramente quando si gioca ce l'ha con i suoi giocatori oppure con l'arbitro, perché nell'ultima partita quella contro il Teramo non è servito protestare contro l'arbitro, anzi viste le squalifiche anche dalla panchina. No, ma non ce l'aveva con l'arbitro, era il suo atteggiamento chiaramente così per qualche passaggio forse sbagliato. Sono tre i giocatori che stanno scaldando, è andato anche Pulzetti. Allora Andrea, soluzione tattica, Serena ci mette la testa. Sì, soluzione tattica che ho visto del Bassano in fase di copertura, addirittura sul portatore di quando Sarno ha la palla ci vanno in tre, sono Proia, Venitucci e Salvi, se non ho visto male, tre giocatori su il faro, la luce, quella che dovrebbe essere la luce del gioco del Padova. Certo, occhio, che recuperiamo un pallone con gli Ozzi la mette in mezzo, il contatto, tutto regolare, è arrivato in anticipo il giocatore del Bassano, infatti nessuna protesta. Occhio, adesso c'è il contropiede, occhio al contropiede con Proia centrale, va da solo in solitaria, si allarga sulla sinistra, cerca di mettere in mezzo il pallone, poi viene allontanato fortunatamente, poi il pallone gli viene messo fuori. Attenzione però a non scoprire troppo il fianco. Dopo 27 minuti continui i capovolgimenti di fronte al Mercante di Bassano, sta attaccando il Padova, forse troppo generoso dire che ci potevano essere due episodi da rigore, però due contatti sicuramente in area significa che il Padova c'è anche mentalmente, nonostante Bisoli stia spronando i suoi giocatori a dare ancora di più, però il Padova si sta affacciando dalle parti di Grandi, il portiere del Bassano, con una certa intensità. Torno ad Angelo Montrone per chiedere di questo Padova chi può fare la differenza in questo preciso momento del campionato. La palla è uscita, l'arbitro non ha visto, la palla è uscita adesso di un bel po' in fallo laterale, l'arbitro ha lasciato proseguire, vabbè. La palla era uscita completamente qualche centimetro. E infatti c'è calcio d'angolo per il Bassano, Angelo, tieniti la risposta dopo il calcio d'angolo del Bassano che seguiamo in diretta. La battuta dalla bandierina esce però sicuro, Bindi fa sua la sfera e allora possiamo ritornare in studio per appunto chiederti, Angelo, secondo te qual è il giocatore che può fare la differenza in questa fase del campionato, in questo preciso momento e poi magari anche già da questa partita? Beh, Sarno, un giocatore che ha giocato poco finora. Gli manca sì il ritmo partita, che però lo sta acquistando di domenica in domenica. Io credo che Sarno, per essere anche un giocatore brevilineo, un giocatore tecnico, credo che possa essere quel giocatore che può creare la superiorità numerica in determinati momenti della partita e che a questo Padova serve come il pane. C'è proprio un calcio d'angolo, è Sarno alla battuta, Andrea, mi sembrava di vederlo all'altezza della bandierina. Sì, Sarno ancora prova a darla al limite dell'area, non si intende ancora il Padova con Serena, poi Sarno in area di rigore, ancora Sarno, gioco di gambe, due su di lui, alla fine riescono in qualche modo a portargli via il pallone, Padova ancora in scivolata, ancora il pallone messo in mezzo, arriva però Grandi, non c'è nessuno alla deviazione, come diceva Marco dallo studio, Sarno davvero controllato, speciale, sempre raddoppiato, certo è che quando riesce lui a liberarsi ne porta via 2-3, quindi bisogna secondo me insistere così. Adesso bene anche sui portatori di palla del Bassano a portare subito via il pallone in fase di costruzione del gioco, prova ad andare adesso Guidone è tirato giù, vede bene l'arbitro Proietti che sta arbitrando decisamente bene questa sera, Matteo Proietti, Terni, evidentemente anche le proteste velate o meno insomma del Padova sugli arbitraggi
avranno convinto anche a mandare un arbitro, tra l'altro, di quelli emergenti, di quelli che... Tra l'altro, Andrea, abbiamo anche un sardo, diciamo, sì, così, qui in studio, il nostro Angelo Montrone, che è controllato ben bene dalle nostre due bellezze venete. Il nostro fantasista dello studio è marcato benissimo. Come va, Angelo? Va bene. Non si è mosso. No, no. Torniamo dai nostri telespettatori a casa. Chiara? Allora, hanno già cominciato a scrivere ovviamente le nostre modelle. Ecco le bellezze di Padova, le modelle del calendario. Una tifoseria genuina e squadra vincente. Forza Padova, by Gaetano, gastronomo. Grande Gaetano, grazie. E poi qualcuno ci scrive: le gocce di calmante servono a Bisoli. E alla nostra Antonella in studio: sei bellissima, e si firma DNG. La presentiamo subito. Antonella è una delle responsabili dell'associazione a cui fa riferimento il calendario. Cosa è successo? Un fallo brutto ancora sul portatore di palla, su Serena, brutto veramente. Piede a martello di Diop, cartellino giallo. Andrea? Qualche giallo in più. No, cartellino giallo no, però l'arbitro è andato da Diop a dirgli: mi raccomando, andate tranquilli, che insomma forse, ecco, qualche giallo in più da una parte all'altra poteva estrarlo, che altrimenti la partita diventa un po' troppo cattiva, e allora dovrà saltare il giallo e andare direttamente al rosso, perché c'è qualche intervento un po' troppo scoordinato da una parte all'altra. Ti dico Padova momentaneamente. Andrea, assurdo non dare il giallo qua, scusami se ti ho interrotto, ma assurdo non dare il giallo qua. Questo è stato un intervento pericolosissimo di Diop direttamente sul piede di Serena, che è ancora fuori. L'arbitro ha visto gran male. Andiamo con la punizione, Andrea. Per fortuna avevamo appena lodato l'arbitro e quindi ha sbagliato subito il cartellino. Occhio adesso, che prova con Venitucci, prova a ripartire, c'è il contrasto regolare, e allora il Padova ancora possesso di palla, non riesce. Il primo lancio sporcato, secondo pallone, qualche pallone di qua e di là, prova a partire Salviato adesso, vediamo l'arbitro che dice: fuori gioco precedente. Fuori gioco di che cosa? Non abbiamo capito, cioè, dice il Bisoli sta sbracciando. La buona notizia è che rientra Serena, no, non lo so, però il segno eloquente era quello del fuorigioco precedente, perché ha fatto così con la mano, e quindi a casa mia quello è fuorigioco. Adesso è rientrato Serena, anche seppur zoppicando, vediamo quali saranno le sue condizioni nei prossimi minuti. E adesso c'è subito un altro intervento in scivolata su Sarno, pallone fuori, però l'importante secondo me era passare i primi minuti, dove il Padova se l'ha vista davvero brutta, venire fuori con questo atteggiamento, cercare di non far calciare il Bassano, di non farlo andare in velocità, ma cercare di impostare il pallone. Sono 34 i minuti del primo tempo, ancora Padova aggressivo, il pallone in profondità nella zona degli Ozzi, che lotta ancora con Bizzotto, alla fine a commettere fallo l'attaccante del Padova sul roccioso numero 5 del Bassano, che adesso va a battere il calcio di punizione. È davvero una bella sfida quella tra i due attaccanti di peso biancoscudati, che sono Guidone e Gliozzi, e la linea difensiva del Bassano, che sembra piuttosto arcigna, ma è tutta la partita piuttosto tesa e piuttosto maschia, almeno da quello che stiamo vedendo. Cartellini gialli soltanto per il numero 13 Pasini al momento, Marco, correggimi se sbaglio, ma c'erano almeno un altro paio di interventi, a dire la verità anche uno di Salviato, che attenzione, Minesso sanzionato con il bianco, con il giallo. Attenzione ora Minesso, che viene fermato ancora in maniera irregolare, e qua mi sa che scatta il cartellino giallo. E ha rischiato tanto qui per il numero 20 bianco scudato, Ravanelli, che viene ammonito e finisce così sul taccuino dell'arbitro. Ci sta Proietti. Tutta l'ammonizione in questo caso. Minesso ha effettuato un bel dribbling, lo aveva saltato, e c'è stato l'intervento in ritardo da parte del difensore bianco scudato, e però il Padova recrimina per almeno un paio, come hai detto tu, di cartellini gialli non assegnati dall'arbitro. Ma seguiamo questo calcio di punizione. Sì, andiamo a seguirlo al mercante di Bassano, ad Andrea Moretto. Sì, è stato Ravanelli, ha commesso fallo chiaramente al limite, che Binesso era scappato, quindi un fallo tattico, giusta l'ammonizione. Però l'errore era stato precedente, quando è stato concesso a Diop di allargare proprio liberamente su Minesso, e l'attaccante, il trequartista del Bassano, è stato pronto a partire proprio da quella parte. Adesso ancora tutto il Padova praticamente tornato all'indietro nella propria area di rigore, 35 minuti e 26 secondi, battute in questo calcio di punizione
in favore del Bassano con il sinistro, il pallone in mezzo, provano a staccare, non ci arrivano, poi ancora la possibilità di rimetterlo in mezzo, ancora la difesa del Padova che cerca di liberare, ancora la palla che rimane lì, e quindi possibilità ancora una volta di rimettere il pallone in mezzo, va Bindi, e poi c'è stato l'anticipo sul portiere ma il pallone è terminato fuori. Come uscito Bindi, ma forse un po' disturbato, chi lo sa. Sicuramente disturbato dagli attaccanti del Bassano, è andato a prendere il pallone, anticipato però dal puntero giallo-rosso, nulla di fatto, il pallone ha sorvolato la traversa. Certo, Bindi deve riscattare, non dico la prova, però l'errore in uscita nell'ultima partita che ha, adesso lo stiamo rivedendo, effettivamente vagamente forse fuori tempo, Angelo? Sì. Sì. Ha rischiato anche qui perché bastava veramente una spizzata dell'attaccante o di Proia e avrebbe veramente beffato il portiere biancoscudato. Attenzione agli inserimenti dei loro centrocampisti perché tende a decentrarsi Minesso sulla sinistra. Come ora c'era Minesso che aveva preso il pallone sulla tre quarti, si stava involando verso l'area biancoscudata. Seguiamo ancora il Bassano in attacco, veramente non c'è un attimo di pausa, ora è Diop che tiene il pallone verso la bandierina, ottiene un fallo laterale. Chiara, vengo da te, ancora un paio di messaggi. Ci scrivono Forza Padova e Forza Albignasego, calcio a 11 femminile, anche ieri hanno vinto e sono lanciate verso la Serie C. Molto bene, le inviteremo magari in una nostra trasmissione. Prossima avventura. Chiedono ancora di Martina, abbiamo risposto, è Lili, è sto ancora aspettando Lili. Il tuo momento, però manca pochissimo. Fallo, è stato bravo, bravissimo, bravo. Ancora ottimo Guidone a prendere un fallo all'altezza della metà campo, si stava, anzi no, è stato Gliozzi a prendere il fallo, il giallo per Zonta, sì. E non c'è, neanche in questo caso l'arbitro ha optato per il giallo, ma bravissimo davvero Gliozzi a prendere palla nella propria metà campo, ad involarsi e a far salire in questo modo la squadra. Chiara, ancora da te. Forza Padova, saluti a tutto lo studio, ciao Harry. Un grande saluto ad Angelo Montrone, Gianni da Bastia di Rovolon. E poi scrivono al nostro Moretto. Moretto, brucialo bene il cognome Bizzotto. Non come it, non lo so se. Tuoi lo amici. No, penso. No. Non lo so. Interpretiamola. Sì, ma a me sembra l'abbia pronunciato no, anche Bizzotto, bene. Bizzotto. Forza Padova con le sue bellezze venete non può che vincere. Ti adoro Veronica CP. Ah. Bellezze con una L. Esatto. Ma è scappata. Alla brasiliana. Alla brasiliana, bellezza. Bellezza. Veronica, poi ti chiederemo se sai già chi è l'ammiratore, però insomma, non magari la firma. Non ho capito il problema, cioè non è Bizzotto. No. Non si vede che volevano farti una battuta, non si sa. Bizzotto con la Ah, no, perché no? Posso sbagliare, caso mai è... Magari Marco, no. Te alla bolognese, Bizzotto con bizzotto, la zeta, bizzotto. Con la zeta Andrea, diciamo Bizzotto, dai, bizzotto, perché adesso sono più contenti. Ma questo Bizzotto è quel Bizzotto del Città? C'entra... No. Ah, no? Subito? Però, allora, del Cittadella c'è Minesso sicuramente? Sì, che è ex del Cittadella, perché ex ormai del è Cittadella. Di del Bassano. E basta, credo, siano di giocatori che sono passati. C'è Tommaso Bortotti in panchina che è passato invece dal Padova. Eh sì, l'ex che non è di ottima nel frattempo. Attenzione che porta Sarno, vai Andrea! Dalla parte opposta, attenzione al limite dell'area, ancora la possibilità dalla parte opposta, prova ad andare ancora verso Sarno, che però è troppo arretrato. Pallone troppo nella zona del portiere, peccato davvero. Ancora una volta però Sarno è stato fermato soltanto con un fallo, poi l'azione è proseguita, ma Sarno o lo fermi con il fallo è davvero imbloccabile questa sera. È anche uscito molto bene però Angelo sono questi momenti in cui il Padova deve approfittare appunto di questi spazi, qui deve essere più cinico, più cattivo nell'aggredire quindi gli spazi, nell'aggredire la profondità e di andare alla conclusione con cattiveria. Vuol dire che il Bassano invece sta creando più problemi sulla fascia sinistra, sulla sua sinistra, quindi sulla destra del Padova, che dall'altra parte. Sì, dove effettivamente praticamente non si vedono dall'altra parte. No, dall'altra parte infatti stanno sfondando poco, ma dalla loro sinistra, quindi dalla parte di Salviato, hanno sfondato più di qualche volta.
E mi sembra poi che la posizione di Sarno in questo ipotetico tridente dia la possibilità anche al Padova di allargare il gioco. Vai. Pallone però fuori. Si trascina il pallone. Inserisce sulla sinistra, ma sì, nulla da fare, peccato perché era una buona opportunità. Sai, lo stavano sottolineando giustamente sia Angelo che Carlo, è vero che loro hanno fatto poco sulla loro destra, ma bisogna dire che Contessa si è espresso poco in avanti in questa partita, è rimasto in fase di copertura, è rimasto più dietro rispetto a Salviato, che invece è stato più protagonista nella fase offensiva biancoscudata. Ma riescono, vedi, con facilità ad arrivare sempre al cross o a creare sempre un presupposto per un'occasione da gol. Quindi stanno lasciando un po' Salviato nell'uno contro uno invece di dargli una mano, ecco, con o Serena o addirittura anche Sarno. Però sappiamo che le qualità di Sarno non sono quelle di copertura, ma sono quelle di essere un giocatore offensivo. Giusto, giusto così, però insomma è un Padova che in questi primi 41 minuti e 30 secondi quasi ormai sta dimostrando un piglio da capolista, perché insomma sta cercando di fare sicuramente il match più di quanto sta facendo il Bassano, che invece lo sta vivendo in maniera fortemente agonistica. Marco, questo Bassano mi stavi dicendo che ha dei numeri spaventosi in casa, le sì. Vittorie quante sono? Le vittorie in casa, adesso aspetta che vado a vedermi un po' di statistica, sono 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. La cosa da sottolineare, appunto, come detto in precedenza, sono le 4 vittorie consecutive ottenute nelle ultime partite e il fatto che abbia subito in casa il Bassano in 13 incontri solamente 12 gol, quindi meno di 1 a partita. È una difesa che soprattutto nelle ultime giornate si è espressa in maniera efficace, subendo veramente poco dagli avversari. Sono molto bravi a chiudersi anche sui contropiedi del Padova in questa partita. È veramente strano, Angelo, questo campionato, alla fine, se ci pensi, perché c'è il Padova che lo sta dominando da diversi mesi, almeno da un punto di vista sia dei risultati e anche dei punti in classifica. Di conseguenza, dietro invece si alternano squadre che vivono momenti d'oro e poi magari crollano. Questo secondo te perché? Attenzione! Cosa ha fatto Bindi? Che paratona su Minenso. Ma Minenso lasciato completamente libero sulla sinistra, erano in due, ha calciato Minenso e Bindi si è disteso, ha messo il pallone in angolo. Paratona di Jack. Grande parata, sbandata, davanti. Sbandata, l'hai detto tu Andrea, sbandata la difesa del Padova, soprattutto con il Salviato che era fuori posizione. Andiamo con la cronaca, Andrea. No. Sì, ancora un po' di flipper in mezzo, un po' di confusione. Alla fine ancora il Bassano a mettere il pallone in mezzo, c'è una deviazione aerea, c'è stato però il fallo in attacco. Il fallo è stato commesso da Bizzotto e quindi calcio di punizione in favore del Padova, così può un attimo respirare, perché sarà stato questo attacco davvero un po' messo male, come è giustamente rilevato Angelo anche dallo studio. Lasciare Salviato solo lì, spesso vanno in due giocatori veloci, e in questo caso c'era praticamente, si era aperta una prateria per il Bassano e Minesto, al tempo che si è sistemato il pallone, l'ha calciato forte in diagonale, c'è arrivato Bindi. Tra l'altro indiavolato proprio Proia, che quest'anno ha segnato 5 reti, il centrocampista ha segnato 5 reti con la maglia del Bassano e cioè è stato protagonista anche questa volta con una rovesciata stoppata però dal difensore Ravanelli, ma è un Padova che sta subendo un po' troppo in questi minuti finali. È un Padova che ha subito, che sta subendo il Bassano, paratona di Bindi. 2 minuti fa ha consentito al Padova di mantenere il risultato sullo 0-0, ancora Bindi in presa alta, Branca alla spera. Mancano poco più di 30 secondi alla fine del primo tempo, vedremo quanti minuti di recupero. Andrea Moretto, quando li sai interrompici pure. Angelo, ti stavo chiedendo in un flash che tipo di campionato è, un campionato appunto con una protagonista e poi dietro le altre che si alternano a momenti. Ma la differenza l'ha fatta la continuità di risultato, il Padova è stato più continuo nei risultati e ha potuto quindi portare a casa in questo momento quel vantaggio che si sta gestendo quindi in queste domeniche, quindi può anche permettersi il passo falso come quello che è successo un minuto di recupero l'ultima partita in casa contro il Teramo. Le altre invece non hanno più possibilità di sbagliare, una su tutti la Reggiana, quindi il risultato di ieri è stato veramente un toccasana per il Padova, perché
in vantaggio di 2 gol a fine primo tempo fuori casa, si è fatta rimontare, sono 2 punti persi per la Reggiana, che potrebbe essere la prima, diciamo, a impensierire il Padova con le 2 partite da recuperare. È anche vero che però bisogna sempre giocarle le partite, non si vincono se non si giocano. La Sanbenitese non ha avuto continuità, il Bassano è una di quelle che nelle ultime domeniche, nelle ultime 5 partite ha fatto 3 vittorie e 2 pareggi, è quella che quindi si è riportata di nuovo a ridosso, e quindi vediamo cosa succede stasera. Vai Andrea, fino alla fine! Ah, niente. Ultima possibilità del Padova che mette il pallone in mezzo, c'è la chiusura dei giocatori del Bassano, ancora Sarno che va a recuperarlo, potrebbe metterlo in mezzo, ancora Sarno nella zona di Guidone. In 2 alla fine l'arbitro fischia, alla fine del primo tempo 0-0, applausi dalla tribuna, da tutte le parti. È stata una partita importantissima, non ci siamo annoiati davvero un secondo, abbiamo tremato, abbiamo avuto le buone opportunità, è un 0-0 insomma che promette scintille anche nel secondo tempo. E applausi anche dallo studio per un primo tempo che è stato veramente emozionante. Ci prendiamo qualche minuto di pausa per la pubblicità, rientriamo tra poco con tutte le novità di Bassano Padova e altri contributi per conoscere meglio i nostri ospiti, a tra poco. Entra in Antenore Energia per luce e gas, esci in 500. Da oltre 50 anni Vidale Nord-Est si occupa di spedizioni internazionali. Con le proprie filiali di Padova, Verona, Vicenza ed Udine è sempre vicina alla vostra azienda. Trasporti terrestri, via mare e via aerea. Europa, Medio Oriente, Asia, Americhe. Vidale Nord-Est è tutto questo. Per qualsiasi vostra necessità di logistica e spedizioni internazionali, www.vidalenordest.it. Arredamenti, incredibili offerte sotto costo per rinnovo esposizione. Questa settimana al Prix c'è il 3x2. Paghi 2, il terzo è gratis. Ad esempio, 3 confezioni di Wuster Aya da 250 grammi a 2,90 euro. E a sabato e la domenica, sconto del 30% su tutta la frutta e verdura sfusa. Approfittane. Prix. Conviene. Trovare il mascara perfetto è un inferno? Allora scegli il paradiso. Nuovo mascara Paradise di L'Oreal. Applicatore soffice come una piuma, per un volume immenso. Formula arricchita con oli, per un'applicazione da estasi. E un risultato davvero spettacolare. Nuovo mascara Paradise di L'Oreal Paris. Perché tu vali. La tua sicurezza dipende da tante cose, anche dai tuoi capelli. Ma stress quotidiani e cambi di stagione possono metterli alla prova. Per questo c'è Aminexil di Dercos. I capelli sono più forti e resistenti, risultati visibili in 3 settimane. Provalo anche tu. Aminexil Intensive 5 di Dercos, numero 1 in farmacia e parafarmacia. Signor Ruini, è stato bello il matrimonio. Oh, congratulazioni agli sposi. Grazie. Oh, mi scusi, l'abbiamo sporcata. Non fa niente. Ma che state facendo? Ristrutturiamo casa. Ma chi vuoi? Abbiamo tante spese. Ma andate da Compass, giusto papà? In effetti per un prestito basta un giorno. Così presto? Più prestito di così. Vieni anche tu in filiale. Fissa un appuntamento al numero verde o sul sito. Da Compass, per un prestito basta un giorno. Scelgo una colorazione che si prende cura dei miei capelli. Excellence Cream di L'Oreal, con triplo trattamento avanzato. Trattamento. I capelli sono morbidi, nutriti. Trattamento. Forti e resistenti, non si spezzano. Trattamento. Un colore ricco e luminoso che dura a lungo e 0 capelli bianchi. Excellence Cream di L'Oreal Paris. Perché tu vali. I miliardari sono sempre più sorprendenti. Provali con una riga in più da grattare. E ancora più gioco, più divertimento, più sorpresa. Gratta e vinci. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. La tua sicurezza dipende da tante cose, anche dai tuoi capelli. Ma stress quotidiani e cambi di stagione possono metterli alla prova. Per questo c'è Aminexil di Dercos. I capelli sono più forti e resistenti, risultati visibili in 3 settimane. Provalo anche tu. Aminexil Intensive 5 di Dercos, numero 1 in farmacia e parafarmacia.
Rimuovere il make-up più ostinato? Facile! Con acqua micellare bifase con olio d'argan da Garnier. Le sue micelle catturano trucco e impurità come un magnete. Da viso, occhi e labbra in un solo gesto. Acqua micellare bifase con olio d'argan da Garnier. Scegli quella che fa per te. Da capelli ribelli a un liscio da invidiare? Scopri il nuovo programma Fructis Hydralis con olio di argan disciplinante per capelli lisci e forti. Shampoo, effetto anticrespo anche con il 97% di umidità. Maschera, applicala sui capelli bagnati per un liscio perfetto fino a 3 giorni. Nuovo Fructis Hydralis, capelli più forti, capelli più lisci. Garnier. Ben ritrovati con Ale Padova, siamo durante l'intervallo di Bassano-Padova, 0-0 il risultato del primo tempo al Mercante di Bassano e ci spostiamo allora subito al Mercante di Bassano dove c'è Andrea Moretto che ci sta aiutando a commentare la partita. Andrea, in un flash, che primo tempo è stato? È stato un primo tempo scintillante, ma siccome mi hanno detto che sembra un po' con dei giochi di luce, con una luce un po' strana, allora adesso mi faccio uno scherzetto, Beppe non sarà d'accordo, mi manderà a quel paese, occhio. È stato un primo tempo, eccolo qua, scintillante. Andrea, sembri illuminato, dai, ma fare uno scherzo. Andrea, sembri quello della setta dei poeti estinti del film. Esatto. Carpe diem. Infatti sono estinto anch'io. No. Aspetta almeno il secondo tempo all'intervista del dopo gara. Capitano. Dove va Andrea Moretto? Va bene. Torniamo in studio perché setta dei poeti estinti mi ha detto. Sì, è giusto, dovevi rispondere, declamare. Vabbè, ragazzi, che film. Il film invece che i nostri telespettatori che stanno vedendo a casa è il film di Ale Padova e la speranza di un lieto fine. Assolutamente sì, infatti i messaggi che ti stanno arrivando vedono il Padova vincitrice, la nostra Padova vincitrice, ma speriamo. Ti leggo qualche altro messaggio. Un augurio a Pasquale di pronta guarigione e a Franco, il suo angelo custode. Forza Leoni, Stefano Poste. Padovano per lo Stato, ci scrive qualcuno. Vicentino per il cuore, forza Lana e Bassano. E poi non ditemi che non leggo tutti i messaggi. È su questa partita che si vede se i 10 punti di distacco sono meritati per la corsa in Serie B. Un saluto a Paolo Braghetto e a tutti in trasmissione, forza Padova. Ricambio. E poi vi rimetto questo messaggio perché ci sono i miei nipotini, che ormai i miei nipoti che stanno seguendo la trasmissione, quindi zia vi manda un bacio, un beso ormai. Angela e a Michele, e ciao Nicola che so che è amante del nostro Montrone, quindi sicuro ci sta seguendo anche lui, ciao. Ormai parli in spagnolo i tuoi nipotini, sì. Così come a scuola, anche a casa. Poi ho un nipote che è stato anche mio alunno, Michele, che è bravissimo, brava zia, studia ancora di più, eh? Ecco, benissimo. Veniamo in tribunetta. Posso fare una domanda anch'io a Chiara? Oh madre. Vai, va bene, ok. Me la smiedo. Volevo capire, ma qualche insufficienza la metti a scuola? Una pregunta stavo dicendo, poi mi sono fermato, ho detto casomai dico una cosa per un'altra. Ma qualche insufficienza la metti ogni tanto o tutti partono dal 6? No, se è meritata qualche insufficienza anche la metto. Ma poi sono fortunata perché i miei alunni sono tutti bravi. Ma ci credo. Che birichini siete. Allora, abbiamo invitato le nostre bellezze venete, accompagnate qui da Paolo Braghetto, che è giornalista anche per il Gazzettino, nonché art director di questo progetto, che ricordaci Paolo da quanti anni? Allora, 12 anni che faccio questo calendario, giustamente sottolineato, e ho la fortuna stasera, perché non capita sempre, di avere anche una responsabile dell'associazione. È un progetto che ogni anno sostiene una onlus, le ragazze della porta accanto, come sono appunto Chiara e Veronica, padovana e veneziana, ma poi le conosceremo meglio, si mettono in gioco, posano, foto professionali, comunque ringrazio i fotografi che sono Oscar Salmistraro, Gabriele Munari,
aiuto. Gervasutti, Claudio Gervasutti, no, lo stanno facendo infatti, manderanno dei messaggi anche. Andrea Rigon e Luca Stocco, perché è importante anche citarli, tutte le ragazze e soprattutto l'ONUS, ma dopo cederei la parola direttamente a Antonella, perché vi può spiegare meglio di me sicuramente prego, che cosa fa. Prego, prego, no, allora Antonella la presento, so che non vuole parlare e dire molto, però insomma è importante la sua presenza perché fa parte dell'associazione Sindrome P63EC. Esattamente, International. Sono gli ascolti che si impennano in questo momento. Vabbè. No, vabbè. Per quello che stavamo mostrando. Queste sono le immagini di backstage. Bravo, esclusiva, Tobia, regia, che esclusiva siamo, per Telemondo. Che stiamo vedendo cosa si fa per anche per beneficenza. Se certo. Ci vuole dire in una parola, insomma, di cosa si occupa la vostra associazione. Certo, la nostra associazione è in ambito nazionale, internazionale e europeo e mondiale, si occupa della presa in carico di pazienti affetti da malattie rare. E, scusate un po' di. Facciamo un applauso. Brava, brava Antonella. E tutto l'iter ed è una che cosa poi bellissima. Consegue. E abbiamo tantissimi progetti, uno importantissimo che abbiamo proprio anche presentato durante il calendario di Bellezze Venete, esatto, e la convenzione con l'URSS di Padova, l'URSS 6 di Padova per questo centro servizio malattie rare, il primo, e quindi siamo veramente molto orgogliosi. Progetti ce ne sono, abbiamo tantissime attività, abbiamo Rare Educando, che è un progetto che viene portato all'interno delle scuole dall'università alle scuole elementari, dove si parla appunto di, purtroppo, di bullismo e cyberbullismo sulle malattie rare. E adesso abbiamo un calendario ricchissimo d'aprile, perché abbiamo Tandem e Vita l'8 aprile, il 19 la quarta edizione di Corri per Mano, quindi è il Prato della Valle, questo giro, tre giri insieme con questi ragazzi dell'Isola Memmia. Sì, e noi cercheremo di seguirvi per quanto possibile, insomma, anche intanto con la Padova Marathon, mi raccomando, assolutamente quella ci saremo per forza, probabilmente Marco anche in pantaloncini, maglietta, quest'anno la corriamo anche noi. Dai, ti va? Ci proviamo, sì, ci proviamo. Chiara, ci sei anche devo tu. Devo allenare, sì, però. Se abbiamo poi la sponsorizzazione vostra, della vostra ONLUS, potrebbe essere un motivo in più per fare questi chilometri. Grazie per la sua presenza e per il messaggio che ci ha dato. Io restituisco la linea alla regia per la ultima fascia pubblicitaria prima di riprendere con Bassano Padova in diretta dal Mercante. A tra poco. Da oltre 50 anni Vidale Nord-Est si occupa di spedizioni internazionali. Con le proprie filiali di Padova, Verona, Vicenza ed Udine è sempre vicina alla vostra azienda. Trasporti terrestri, via mare e via aerea. Europa, Medio Oriente, Asia, Americhe. Vidale Nord-Est è tutto questo. Per qualsiasi vostra necessità di logistica e spedizioni internazionali. www.vidalenordest.it. Casa Grill Mibos, cucina a gas contemporaneamente sulla griglia e sulla pietra lavica, carne, pesce e verdure. A differenza dei grill tradizionali, il calore è irradiato dall'alto per una grigliata tutto gusto e niente fumo. E con la pietra lavica superiore raddoppi la superficie di cottura. Qui i cibi assorbono il calore gradualmente, conservando valore nutritivo e vitaminico. Chiama subito e gustati la tua grigliata in famiglia. Mibos, prodotti fatti per durare. Ancora saldi e tante occasioni per rinnovare il tuo armadio. Ma attenzione, da Grespi facciamo di più. Fino al 31 marzo, sugli acquisti in sconto, ti riconosciamo il 10% come buono per i capi primaverili. Minimo di spesa 50 euro. Vieni alla fiera di Vita in Campagna. Orto, giardino, animali, casa di campagna e tantissimi corsi gratuiti. Tutto per vivere la tua passione dal 23 al 25 marzo al centro Fiera di Montichiari, Brescia.
Da 30 anni lavoriamo con grande passione per farvi fare sogni fantastici. Sogniflex, la fabbrica dei sogni che crea materassi artigianali anche su misura e con i migliori materiali anallergici. Con prezzi di fabbrica, Aldo e Fabio vi aspettano con tantissimi modelli. Reti ortopediche e comode poltrone relax. Scoprite il vostro materasso tra i memory di nuova generazione o i materassi a molle insaccate. Sogniflex, fabbrica e showroom in via Kennedy 1 a 90 Padovana e a Santa Maria di Sala Venezia. Fai la scelta migliore. Scegli quello che ti fa star bene. Innovazione creativa, selezione delle materie prime, eleganza e originalità. Micheletto, da 60 anni è nel settore delle pavimentazioni da esterno, arredo urbano e giardino. Ha creato Arena, un prodotto che unisce la resistenza dei grandi formati alla piacevolezza estetica con l'utilizzo di pietre naturali. Performance tecniche, estetica e modularità, studiate per la progettazione e realizzazione di esterni unici e incantevoli. Info su micpav.it. Già la pasta non si può resistere. Se poi scopro che da Interspar c'è il sottocosto, ne faccio una scorta, perché trovo la pasta Barilla da 1,5 kg a solo 1,09 euro. Da Interspar dall'8 al 17 marzo con il sottocosto c'è solo l'imbarazzo della scelta. E se vuoi ancora più occasioni per risparmiare, scarica l'app di Spar Tribù. Per la vostra casa e per la vostra sicurezza, Ditta Salmaso, azienda certificata ISO 9001, a garanzia della qualità, che da oltre 30 anni realizza ed installa portoncini blindati, inferriate, fisse e mobili, serramenti di ogni genere in alluminio e PVC, cancelli, cancellate, pensiline e tettoie, porte e scuri, tutto su misura, paratie anti-allagamento in alluminio. Salmaso Geometra Maurizio, ad Albignasego Padova e San Giovanni Lupatoto, Verona. Agostini Elio, lo Stoccafisso, le sue preparazioni, la tradizione veneta. Ben ritrovati con Ale Padova, la partita al Mercante di Bassano è iniziata da una manciata di secondi, ma ci sono già importanti novità. Ci colleghiamo subito con Andrea Moretto. Cosa è successo, Andrea? Secondo tempo iniziato da qualche secondo, doppia sostituzione nel Padova, è uscito Pinzi ed è entrato Pulsetti, che quindi ritorna dopo l'infortunio, ed è uscito Serena, forse colpito da quell'intervento nel primo tempo, al suo posto a centrocampo Mandorlini. Occhio! C'è il Bassano che attacca, ma si chiude bene la difesa biancoscudata. Angelo, secondo te questo doppio cambio tra il primo e il secondo tempo cosa può significare? Beh, bisogna vedere la condizione fisica appunto di Serena, quel colpo se ha lasciato, ha lasciato un segno, o può essere anche da parte di Bisoli, ecco, una voglia di dare un pelo di più di aggressione, ecco, a centrocampo, perché il Bassano, come ho già detto il primo tempo, sulla nostra destra, quindi sulla corsia di Salvato, ha sempre creato una superiorità numerica. Ancora un fallo su Sarno, Andrea. O forse gli Ozzi ancora? Sì, un fallo, era andato via, ha recuperato un buon pallone. Sì, sugli Ozzi, ha ammonito questa volta Bizzotto. Questa volta subito il primo cartellino giallo dopo 2 minuti del secondo tempo. Calcio e punizione per il Padova, posizione interessante. Quindi sono ammoniti entrambi i centrali del Bassano, sia Bizzotto il capitano che Pasini, che è stato ammonito invece nel primo tempo. Ecco, li vediamo sullo sfondo delle immagini, i tifosi biancoscudati. Ci voleva essere anche Gianfranco Borsatti di Padova nel cuore al Mercante a vivere questa partita, poi ci spiegherà, abbiamo detto un po' anche in apertura di trasmissione, quanto è stato difficile comprare i biglietti per questa partita, ma insomma i tifosi biancoscudati ci sono, si stanno facendo sentire. Ma andiamo con la cronaca della punizione, da una posizione interessante. Andrea Moretto, prosegui tu. Sì, vicino al pallone salviato per crossare Sarno per calciare direttamente, va ancora Sarno, come gliel'ha tirata via dall'incrocio, poi col pallone in mezzo a rete, il Padova in vantaggio. Ravanelli e va ad esultare sotto la curva dei tifosi biancoscudati. Ravanelli con la maglia numero 20, riuscito
il tap-in su punizione di Sarno, calciata alla perfezione. Cosa non ha tolto dall'incrocio il portiere del Bassano? Ma il collegamento audio, se possiamo ripristinarlo, se mi possono ti sentiamo Andrea, forse tu non ci senti, però abbiamo visto praticamente in diretta il gol del Padova con il tap-in vincente sotto porta di Ravanelli, che con il sinistro però è riuscito a insaccare praticamente a porta vuota. Marco, però gran cosa ha fatto Sarno, davvero ha fatto una ha eseguito un calcio di punizione magistrale, davvero indirizzato all'incrocio dei pali, ci è arrivato il portiere Grandi ma non poteva fare nulla. Poi sul tap-in di Ravanelli, bravissimo, tra l'altro si è comportato davvero falco dell'area di rigore, era lì rapace a insaccarla nella rete avversaria e Padova in vantaggio. C'è da dire che poi la conclusione precedente sulla ribattuta era stata di Guidone, perché Guidone aveva tirato in porta, c'era stata un'ulteriore ribattuta e poi è arrivato Ravanelli. Sì, è stato un gol sicuramente voluto, veramente voluto, perché il Padova ha collezionato praticamente tre tiri nell'arco di una manciata di secondi, punizione di Sarno, poi come dicevi giustamente te Marco, Guidone, e quindi il tap-in vincente di Ravanelli per l'1-0. Dopo andiamo a vedere quanti sono i minuti, nemmeno 5 al mercante di Bassano il Padova. Come dicevamo prima, Angelo Montrone, che in questa partita deve dimostrare di essere veramente la capolista, lo ha dimostrato nel primo tempo con una grande personalità nel gestire il pallone, l'ha dimostrato ad inizio ripresa andando subito in vantaggio. Ma poi vedi cosa significa avere giocatori di qualità, un giocatore come Sarno può inventarti sempre la punizione dal limite, è stata veramente qualcosa di eccezionale, 25 metri, era l'incrocio dei pali questa palla, il portiere ha fatto un miracolo, non so se è stato il palo a respingerlo o proprio il portiere ad arrivarci, poi è stato bravo Guidone a rielaborare il tutto e a mettere questa palla in mezzo per Ravanelli. Credo che il Padova finora ha fatto la sua partita, ora vedremo la reazione del Bassano, anche se in questo momento sicuramente il Bassano sarà una reazione più nervosa che una assolutamente, reazione assolutamente di altro nervosa. Genere. Già era tanto l'agonismo nella prima frazione, chissà, certo. Dopo aver subito il gol dello svantaggio. Gianfranco, io te l'ho chiamata, dovevi essere là in quel momento, ha segnato il Padova. Vuol dire che porto bene, dai, speriamo di continuare così. Ogni modo mettono quest'anno spesso i bastoni tra le ruote ai tifosi per andare in trasferta. Occhio, la partita si accende al mercante. Cosa sta succedendo, Andrea? C'è stato un fallo in favore del Bassano, poi sono andati a contatto il numero 17 Salvi e Mandorlini, perché Salvi gli aveva praticamente toccato il pallone vicino e quindi sono andato petto a petto e è dovuto intervenire l'arbitro. Partita che si accende ancora di più, ma come ha detto Angelo pochi istanti fa, non so come il portiere del Bassano abbia tirato via quel pallone a Sarno. Comunque, occhio in mezzo, libera la difesa del Padova, ancora il pallone messo in mezzo al secondo palo, lascia sfilare Bindi, rimessa al fondo, adesso è davvero bella, settimo del secondo tempo. E il Padova ha già fatto due cambi, perché sono entrati Pulzetti e Mandorlini, sono usciti Serena e Pinzi, così come Chiara ci aveva suggerito un nostro telespettatore. Sì, esatto, allora 7 minuti prima della diretta un nostro tifoso ci ha scritto: fuori Serena, Guidone, Sarno, dentro Mandorlini, Cappello e Pulzetti e la partita cambierà. Beh, Carlo F, per fortuna due sono rimasti, perché insomma sono stati protagonisti poi insomma anche del calcio. Del gol, perdonate. Al Veronese Bragantini te spetemo e ve battemmo come cacchi, viva Cutolo, Stefano Cutolo e il vari accenti. Nel primo tempo il Padova ha giocato male, ci scrive un tifoso, poca palla a terra ed un centrocampo scarso, speriamo nel secondo tempo, forza grande Padova. Andrea P, beh, il centrocampo è cambiato effettivamente, qualche risultato subito l'ha dato. Bellissimo calendario, ciao Paolo e ciao alle miss da Rigonna Andrea. E poi un messaggio al nostro Braghetto, Braghetto come l'ottimo vino, il secondo si apprezza per la bontà, il primo per le ottime foto, Dolo 53. Ah, grazie. Bravo, bravo. Messaggi per Chiara niente, io le mando. Non li leggo. Andiamo a conoscere le nostre bellezze venete che abbiamo invitato questa sera al fianco di Angelo Montrone. Ci sono... Occhio, Carlo. Sì, c'è il Padova, attenzione, ritorniamo un attimo al mercante. Pulzetti fuori.
Pulzetti ha provato dalla distanza. Pulzetti ha provato a calciare, il Padova si sta distendendo adesso trova anche spazi, chiaramente più in contropiede, bisogna giocare così. Bene così, avanti. Sì, sicuramente adesso si aprono gli spazi, c'è la possibilità anche di arrivare verso l'area avversaria e magari concludere da fuori. Pulzetti ha già dimostrato in stagione di avere capacità balistiche non indifferenti. Eravamo le nostre ragazze, torniamo alle nostre ragazze per presentarle. Abbiamo Chiara Masiero. Chiara, benvenuta. Buonasera. Grazie della tua presenza. Grazie. Che campeggi nel mese di febbraio, sì, con... cos'hai in mano? Vediamo se in favore di camera riusciamo a mostrarlo. È una lanterna? È un narghilè. È un narghilè. Hai capito? So. La parrucca, una bella parrucca viola. Sì. In testa. È stata la tua prima esperienza questa come modella? Allora, per posare per un calendario, sì. È stata la mia prima esperienza ed è stata bellissima. Mi hanno fatto sentire subito il mio agio. Rigore per il Bassano, molto rigore bene. Per il Bassano, è ammonito Bindi, rigore per il Bassano, un po' di indecisione, Diop si è trovato tu per tu con Bindi. Non ci si può distrarre un attimo, effettivamente il Bassano è riuscito a trovare un corridoio, Diop si è presentato davanti a Bindi, il portiere bianco scudato in uscita bassa, non ha potuto altro che intercettare il pallone, ma soprattutto il giocatore del Bassano. E adesso dal dischetto molto probabilmente andrà Minesso, che è lo specialista della squadra. Ci sta Minesso, il fallo. Va Minesso. Sì. Diciamo che l'ha cercato molto Diop. Va Minesso dagli 11 metri. Attenzione, dai Jack, Minesso, dai Jack. Bindi. Vediamo se glielo para, dai Bindi, dai, buttati Bindi, vai, parte Minesso e spiazza Bindi, 1-1. Lì c'è stato l'errore del difensore, che invece di andare con la gamba sinistra è andato invece con il piede destro, non so chi era il difensore. Credo fosse Ravanelli, spaccata. Lì ha sbagliato, lì doveva andare con l'altro piede. Siamo rimasti però fermi su un taglio che poteva essere anche prevedibile, Angelo, in un'azione sì, del poteva genere. Poteva essere prevedibile, però era una palla letta lì, ripeto, se lì va con la gamba opposta, cioè con il piede sinistro, secondo me è una palla gestibile. Se ci fanno rivedere le immagini dopo, si nota che proprio c'è stato un errore proprio individuale qui. Tutto da rifare dopo 10 minuti e 50 secondi, o meglio 11 minuti del secondo tempo. Il Padova era andato in vantaggio con Ravanelli, tappin vincente dopo una punizione fantastica di Sarno. Il Bassano ha appena trovato il pareggio su calcio di rigore con Minesso, 1-1, un risultato, Marco, secondo te che si può dire giusto? Per quanto visto in questa partita, sì, perché loro hanno fatto meglio nel primo tempo, il Padova aveva cominciato molto meglio nella ripresa. C'è da dire che il settimo gol, questo di Minesso in questa stagione, Minesso che dopo il campionato a Cittadella ha trovato davvero il suo ambiente a Bassano, segnando tra l'altro una caterva di gol. Occhio però al Padova in attacco. Andrea! Mamma mia, Mandolini stava trovando il gol del lunedì sera. Palla deviata, calcio d'angolo, ha calciato da lontanissimo. La palla ha una traiettoria stranissima, è stata deviata in calcio d'angolo. Sembrava dentro, era stata deviata, poi è scesa all'improvviso la palla e davvero un nulla fuori dal 7 della porta difesa da Grandi. Calcio d'angolo per il Padova, ancora in avanti, Bisoli cerca di dare una scossa ulteriore ai suoi, cadono tutti, ecatombe in area di rigore, ma l'arbitro non fischia e poi alla fine la conclusione al volo di Belinghieri, il pallone si perde dalle parti della ponte di Bassano. Il Bassano ora rimette in gioco il pallone. Chiara, torno da te per leggere un po' di messaggi. Sì, il nostro Dolo 53 ci scrive: ma siamo sicuri che si gioca a Bassano? Mi sembra di no, nettamente di più i tifosi bianco scudati, onore ai ragazzi della Fattori. Un caro saluto al mitico presidente Gianfranco Borsatti da Carlo. E un altro messaggio: forza Padova, da un tuo fan, ammiratore, oltre che sponsor ufficiale, da Enrico Zanutta Padova. Campeggiano sulle maglie. Buonasera e grazie a tutti i nostri telespettatori che ci stanno scrivendo e interagendo con la nostra formazione, con la nostra trasmissione.
Nel frattempo la formazione del Bassano sta ancora mettendo il naso in area bianco scudata. Tornerei allo stadio di Bassano per commentare questa azione d'attacco. Andrea, se ci sei, il Bassano ha collezionato un altro calcio d'angolo. Sì, chiaramente un po' cambiata adesso l'aria, nel senso che il Bassano ha ripreso coraggio anche il pubblico, che era stato abbastanza silente fino a questo momento da parte del Bassano, a parte insomma la parte più calda qui sotto, ma adesso anche l'altra tribuna ha cominciato a urlare Bassano, e chiaramente il Padova, lo ripetiamo, non deve avere fretta, non deve farsi prendere dal gol preso. Ripeto, c'è stata la decisione che è costata il calcio di rigore, ma deve continuare a giocare come aveva iniziato il secondo tempo. È chiara, noi eravamo rimasti proprio nel momento, non ha portato benissimo proprio il tuo intervento, ma sicuramente ti perdoniamo, cioè basta un sorriso. Stavo chiedendoti, Paolo, alla prima esperienza fotografica le avete dato un 7 proprio facile, insomma, con oggetti di intanto scena. È un colbacco quello che è in testa, è un colbacco. Si era cane molto particolare, un mulino antico. Per entrare il cappello. Ecco, esatto. Cappello? Chiara, forse prima non si sentiva bene la voce. Sì. Sentiva? Ok. Okay. No, un'esperienza insomma già subito probante, non proprio facile. È stata brava, la sua prima esperienza se l'è cavata. Nel frattempo è successo, ancora grazie alla regia che sta mandando ancora un po' di immagini del backstage, a Bassano ci sono due giocatori a terra, scontro di gioco, sta entrando anche l'attaccante del Padova a Cappello prima che riprenda il gioco. Ecco, Andrea Moretto, il Padova è ancora in avanti. Sì, calcio punizione, la situazione si farà dopo, quindi credo che uscirà agli Ozzi, ma intanto adesso il Padova avanti con Salviato, però metterla in mezzo, c'è una deviazione, vediamo se no, rimessa dal fondo, volevano, c'è un po' di, no, se avessi no, era calcio d'angolo, adesso c'è la sostituzione, l'angolo. Infatti qualcuno voleva il calcio d'angolo, sì, fuori anche guidone. Qui. Avevamo visto nettamente una deviazione di un difensore del Bassano, ecco, entrare Cappello. Fuori guidone, ha detto Andrea. Fuori guidone. Fuori guidone, ha detto Cappello, quindi tre veloci davanti adesso. Sì. Quindi Cappello largo a sinistra, forse in mezzo mi pare ci sia gli Ozzi, a destra Sarno. Quindi tridente di velocità. Tridente di velocità, effettivamente il Bassano in questi ultimi 30 minuti dovrà scoprirsi, perché se vuole veramente far male alla capolista, questo deve fare, deve attaccare, ma il Padova ha dimostrato che si capitola solo su rigore. Purtroppo forse non è neanche corretto, Angelo, chiamarlo svarione difensivo, diciamo che è stata un'imbucata, bravi i giocatori del Bassano, meno attenti i giocatori del Padova. Qua. Ancora il Padova che si distende, Marco. Attenzione adesso, ancora Sarno prova a metterla in mezzo al limite, la conclusione di prima, palla che è stata respinta, rimessa laterale in favore del Padova. Bene, bene così. Con Contessa, vada con la parte Contessa. Bene, buona così Andrea, perché il Padova ha appena recuperato, scusami Andrea. Contessa. Appena recuperato palla. Poi con l'esterno. E ancora con Cappello prova a entrare in area di rigore. Tocco centrale, Pulsetti! Aiutatemi, siamo al 62esimo gol di Pulsetti, 17-18, tra il 17esimo e il 18esimo del secondo tempo, il gol di Pulsetti, Padova di nuovo in vantaggio, e insomma quando ci si affaccia dalle parti dell'area dei padroni di casa del Bassano, insomma questo Padova fa male, ma non lo scopriamo certo questa sera. Ma gli ha piazzato bello. C'è Angelo lì che ha giocato a calcio tanti anni, ma allora chiedo anche a Angelo, cioè un colpo così o lo sai fare o non ti viene così, cioè gli ha tirato un colpo di biliardo. Buonanotte ai suonatori. È vero, ma bisogna anche premiare proprio il tempo dell'inserimento del centrocampista di categoria superiore. Qui ha dimostrato che si è saputo inserire al tempo giusto e poi l'ha piazzata proprio un colpo da biliardo, come hai detto tu. E poi anche merito di Cappello, che appena entrato è riuscito a sgusciare sulla sinistra, a servire anche un assist
d'oro per Pulzetti, Padova 2, Bassano 1. La capolista sta imprimendo tutta la sua forza in questa partita e sta attaccando ancora. Andrea, il Padova ancora in avanti. Ancora, calcio di punizione. Adesso sì, calcio di punizione del Padova. Adesso tutto il Bassano ripiegato all'indietro, pronto anche a fare qualche sostituzione tra breve, ma adesso il calcio di punizione. C'è Pulzetti vicino, si allontana adesso. Andiamo Sarno, Salviato, mette il pallone in mezzo, la deviazione, poi ancora la palla che termina fuori, mamma che occasione, prima di Grandi, poi sul tapin. Grave, grave. Clamorosa doppia parata del portiere del Bassano. Mia. Sempre su Ravanelli, tra l'altro. Doppia parata del portiere del Bassano. Doppio miracolo qua, si può parlare davvero di doppio miracolo. Sempre su Ravanelli, prima di testa, poi con il sinistro, sulla ribattuta di Grandi. Pazzesco il difensore del Bassano, cosa ha fatto qui? Veramente un doppio intervento difficile perché i tiri erano ravvicinati. Entrano Laurenti, Bianchi e Fabbro. Allora fuori Diop. Entrano il 7, l'8 e il 9, Laurenti, Bianchi e Fabbro. Attrazione anteriore a dir poco il Bassano per gli ultimi 25 minuti. Fuori Venitucci. E adesso fuori anche il 28, Zonta. Quindi fuori Zonta, Venitucci, Diop. E dentro Laurenti, Bianchi e Fabbro, si gioca tutto l'attacco. Beh, non potrebbe essere altrimenti, il Bassano se vuole realmente recitare un ruolo da protagonista in questo campionato deve passare da il Padova, che però sta in realtà passando sul suo campo. 2-1 per il Padova, calcio d'angolo ancora per il Padova, la battuta di Sarno, la difesa del Bassano che non senza complessità libera la sfera, il Padova però riacquista il pallone, va dalle parti di Bindi che può rilanciare in avanti. Tra l'altro Carlo ha una sensazione incredibile perché è una partita che sembra lunghissima, questa sembra non finire mai, i minuti del secondo tempo sono durati tantissimo, cioè questa sensazione incredibile di espandersi del tempo che c'è nelle partite con tanta tensione come questa, dove ogni minuto è vissuto veramente al massimo. Intanto c'è qualche scaramuccia a centrocampo, però non è il Lexotan del telespettatore di prima che ti fa questo effetto. No, effettivamente sta succedendo di tutto al mercante di Bassano. Sono passati appena 25 minuti, no, neanche del secondo tempo. 21, allora, 22, ecco, grazie Andrea, tu che hai il cronometro sotto mano, mi correggi giustamente. Andiamo dai nostri telespettatori a casa. Chiara? Sì, ci scrivono gol, stasera spero di mangiare la doppia razione di fieno al coniglietto. Pepe, forza Padova. Sì. E al Bassano togliamo la grappa, chissà, questo è ancora prima del nostro secondo gol. Se il Padova non vince, ci consoliamo con lo spettacolo di Chiara e la splendida Veronica, vogliamo vederle in piedi e magari in una piccola sfilata per la gioia di tutti i tifosi del Padova. Suggerimento. Ma non delle mie coronarie. Vediamo. E poi Carlo, se mi posso permettere, vorrei fare un applausone a questa tribuna di oggi che è spettacolare. Perché ci state portando un sacco di energia. Brava Chiara, hai proprio ragione. Allora, esatto, le fa notare che ha ancora il microfono in mano la Chiara. Ancora il microfono in mano. Le bellezze venete portano bene. L'ultimo intervento è stato positivo, quindi sicuramente hai equilibrato la tua presenza qui nei nostri studi. E non al fianco tuo, ma al fianco di Angelo Montrone, c'è un'altra bellezza veneta, andiamo a conoscerla, Veronica, per vedere il tuo mese, dovremo aspettare un po', a luglio chissà cosa succederà al calcio Padova, sicuramente chi avrà il calendario di bellezza venete sotto mano potrà vederti in una posa sicuramente estiva, io non la vedo da qua, vabbè, ok, sì, ci siamo a bordo piscina. Qui Paolo Braghetto, il set com'è stato improntato? Allora, foto fatta sicuramente con una stagione più calda. Abbiamo anche il fotografo dietro le quinte, lo saluto a Claudio. Ah. Giustamente le foto d'estate si fanno in costume, però raramente le abbiamo fatte a bordo piscina. Lei si prestava particolarmente quel giorno e diciamo che illuminerà la nostra estate. Cosa ti è piaciuto di questa esperienza? In Serie B.
Beh, devo dire che non era la prima esperienza che facevo. Era il mio primo calendario, però comunque è da più di un anno che faccio servizi come modella, fotomodella, ragazza immagine. Quindi sì, diciamo che fra tutte le esperienze che ho fatto, decisamente è stata una di quelle che mi è piaciuta di più. Ah, sicuramente, insomma, anche perché, come abbiamo detto, il marchio Bellezze Venete ha una sua storicità nel territorio che ha un valore anche per le iniziative di beneficenza di cui abbiamo parlato prima e dopo. Partita magari le ricordiamo ancora, ma torniamo al Mercanti di Bassano, dove forse i ritmi sono calati per la sfuriata finale. Andrea Moretto, torna ancora da te per vedere cosa sta succedendo tra Bassano e Padova. Ci si è riposati soltanto pochi secondi, perché adesso comincia davvero il bello, il divertente. È stata una partita sempre ricca di emozioni. Adesso attacca il Bassano, il Padova però ha spazio per il contropiede, prova a ripartire, viene però fermato. Adesso c'è anche un fallo, un calcio di punizione, vediamo se tra la munizione, no, viene risparmiato dal cartellino giallo il numero 4 Federico Proia, classe 1996. Calcio di punizione in favore del Padova, Padova che, lo ripeto ancora una volta, anche in vantaggio, non deve avere fretta, far girare il pallone, cercare un altro gol. Angelo, questa... La pallonina in profondità è stato però bloccato ancora dalla difesa. Sì. No, volevo chiedere ad Angelo, adesso torna al 70esimo in vantaggio per una rete sul campo di una diretta concorrente, diciamo che siamo nella situazione ideale, ma forse anche in una delle più delicate. Ci sono 20 minuti almeno da gestire, più recupero. Quale sarebbe il suggerimento che vorresti dare ai tuoi uomini in campo? Ma in questo momento Bisoli ha fatto quello che appunto stavo pensando anch'io, cioè ha messo la squadra con un 4-4-2 in campo in fase di non possesso, quindi sta coprendo il campo nella migliore situazione. Non rischiamo più sulla nostra destra, quindi dalla parte di Salviato, perché c'è subito il raddoppio di Pulzetti. Io vedo una squadra che in questo momento sta assolutamente amministrando il vantaggio e vedo anche una squadra in salute a livello fisico. Quello che invece non vedo da parte del Bassano, che dal primo tempo a ora invece è scemato proprio in maniera clamorosa, non vedo più verve, non vedo più quella cattiveria anche agonistica, sono più che altro delle iniziative personali che, come vedi in questo caso, ecco, il Padova è tutta oltre la linea della palla, quindi sta coprendo ogni zona del campo in maniera esemplare. Ma sai, è successo in diverse occasioni l'avversario del Padova partire a mille, fare un gran primo tempo, il Padova tenere sicuramente il campo in una forma di controllo, così come stiamo vedendo anche adesso, e poi via via, le risorse anche si esauriscono, insomma, la caratura tecnica del Padova permette forse anche una gestione diversa delle forze, la possibilità di far entrare Pulzetti all'intervallo, con tutto il rispetto per gli avversari di questo campionato, però insomma credo che non ce l'abbia nessuno. Cioè, l'unica cosa che il Padova non dovrebbe commettere è quella di arretrare il suo baricentro di quei 10 metri che gli permette quindi di difendersi in aria, perché poi in aria, ecco, qualsiasi cross, qualsiasi iniziativa potrebbe essere pericolosa. Ancora adesso però il Padova sta manovrando proprio in aria, cerchiamo di uscire addirittura palla al piede, poi un rilancio lungo di Cappelletti viene fermato dai difensori del Bassano, è ancora il Bassano che riparte, attenzione qui con il Bassano che prova a entrare in aria. Benissimo. Mamma mia. La palla era uscita, però la palla era uscita. Si era bevuto tutto. Qui ad esempio è un'azione che è partita da metà campo, siamo andati un po' troppo molli, un po' troppo leggeri, e quindi c'è stata questa percussione del Bassano che è riuscita ad arrivare fino a fondo campo. Siamo stati poco cattivi qui, non c'è stata contrapposizione, un po' molli. A me sembrava poi che il pallone fosse uscito sulla percussione di Minesso, si era portato fino alla linea di fondo, la palla che forse ha oltrepassato la linea bianca, e il pallone comunque innocuo in area piccola, il Padova ha liberato. Chiara, tornerei ancora da te per un paio di messaggi. E ci scrivono: bellezze come Veronica e Chiara non possono portare tanta fortuna al Padova. Claudio, il fotografo. Allora, la palla non era uscita, però scusami Chiara, Minesso ha fatto una grandissima azione personale, ha fatto due dribbling, ha fatto fuori anche Cappelletti in velocità,
e con l'esterno sinistro, la messa in mezzo, il Padova è stato molto fortunato perché lì non sono stati bravi i centrocampisti del Bassano a inserirsi, non hanno capito l'azione di Minesso e il Padova in questo caso ha rischiato grosso. Quindi ragazzi, stiamo attenti perché mancano ancora troppi minuti per cedere così in questo modo. Avevo visto è entrato anche un attaccante alto per il Bassano. Sì, l'abbiamo visto, bravo Andrea. È entrato Razzitti al posto di Proia, quindi ha aumentato i centimetri in avanti la formazione del Bassano. Vai di cronaca, beh, anche se adesso questo traversone del Bassano in realtà è stato bloccato con una certa tranquillità da Bindi. Avevamo interrotto Chiara, se c'era ancora qualche contributo sì, da casa. Ci scrivono auguri a Marco Russi per domani, Forza Padova. Allora sì, dai, salutiamo anche il uno dei tifosi del calcio Padova che sono presenti in questa tribunetta, che Chiara giustamente ha detto molto energica, ci sta dando la carica per una partita effettivamente di cartello. Marco Russi, che fa parte anche della squadra che lavora dilettanti in gioco. Attenzione però al Bassano, Andrea. Calcio d'angolo per il Bassano. Il Bassano, andiamo verso il trentesimo al secondo tempo. Minesso va alla battuta, attenzione adesso perché hanno aumentato i centimetri con Razzitti, tutto il Padova chiuso dietro, pronto a ripartire, palla che esce al limite con Pulzetti, può ripartire Pulzetti, prova la velocità Pulzetti, ancora nell'uno contro uno, il dribbling da parte di Pulzetti, la serie di finte, poi alla fine perde il pallone, riesce a tornare comunque sull'avversario, a farla arretrare di qualche metro, poi alla fine Bizzotto, pallone indietro, riparte alla propria metà campo il Bassano, che adesso attacca a testa alta, poi a testa bassa, poi il Contessa, un rimpallo che favorisce i giocatori del Bassano che provano a ripartire larghi sulla sinistra, ancora il pallone messo in mezzo, palla che passa, rimessa al fondo in favore del Padova. Molto bene, pericolo scappato. Ma non si fanno vedere i nostri avversari ancora dalle parti di Bindi, che è capitolato solo su calcio di rigore, calciato da Minesso. Il Padova conduce ancora per 2-1, come vedete dalla grafica in sovraimpressione. Siamo entrati nel ultimo quarto d'ora di questo importante derby d'alta quota. Se la regia cortesemente ci fa vedere la classifica, andiamo a vedere quanto è bella, per favore, con il Padova che domina tutti dall'alto. Punizione in favore del Padova, attenzione perché si accende. Rissa marcante. Con una mischia adesso, la vediamo con Cappello, un altro giocatore del Bassano, ha dovuto intervenire anche l'assistente qui sotto la tribuna a calmare gli animi. Non c'è nessun provvedimento, mi pare, se non il calcio in punizione in favore del Padova per il fallo commesso dal numero 8 Bianchi, Nicolò Bianchi, è stato lui a commettere fallo, e quindi calcio in punizione in favore del Padova. Minuti che andiamo sul 32 del secondo tempo, sentite anche sotto a fondo la gente di Bassano che non è d'accordo su questo calcio di punizione. Abbiamo rivisto le immagini in studio, Andrea, ti dico la verità, forse non dico che la punizione era da invertire, però il Bassano... Sì, dubbio il fallo. Sì, dubbio quantomeno, insomma, entrambi sono andati sul pallone, si sono scontrati. Stavamo vedendo la classifica, ancora c'è il palo di Navarro. Adesso guadagna intelligentemente un calcio. Bravo. Sembrava uscito il pallone, in realtà Contessa è riuscito a tenerlo in campo e a guadagnare poi un calcio d'angolo che ci racconterà sempre Andrea Moretto dal mercante di Bassano. C'è cioè Sarno che si avvicina alla bandierina. Segna Giozzi. 13 minuti più recupero alla fine, calcio d'angolo in favore del Padova. Ravanelli è rimasto indietro adesso, è praticamente l'ultimo bianco scudato, sono rimasti, rimasto anche Salviato, vanno a saltare altri, il pallone che esce fuori, c'è ancora il contatto, poi l'arbitro vede un fallo, questa volta il fallo è stato commesso ai giocatori della Padova, ancora finiamo un po' a scintille. Scaramucci per aver calciato il pallone lontano. Oh beh, è arrivato Sarno adesso. Ah, va bene, giallo mi sa per Contessa che ha allontanato il pallone. Giallo. Mi sa per Contessa che ha allontanato il pallone. Vabbè, sentiamo anche i cori della tribuna della partita, del Bassano si incendia, sentite tutto, sentite che serata, sentiamo che tutto in presa diretta, grazie a te, Giuseppe Svirner che sta coordinando dal mercante di Bassano, in regia Tobia e Vincenzo, qui grazie a Luisa che si sta
occupando dello studio ancora la regia. Fatemi vedere questa classifica con calma, per favore, che voglio vedere il Padova dominare il girone B con 52 punti, San Benedettese a 41, eccolo il Bassano a 40. Tanti i punti quanti la Reggiana, che ieri sera ha pareggiato 2-2 a Fermo, e poi la Feral Pisolò, che invece ha vinto. Altra squadra a quota 40, e poi via via Mestre 37, Triestina 36, Sul Tirol 36, Reate 34, fino al Fano, il fanalino di coda con 22 punti. Una classifica, io vado dai nostri tifosi, sì, che, no, mi, scusami, sembra, che mi sembra veramente fantastica. Marco, no, volevo ringraziare chi mi ha fatto gli auguri. Io conduco ovviamente Dilettanti in Gioco su Caffè TV 24 la domenica sera alle 19, quindi non ci incrociamo col Telenuovo. Vabbè, insomma, ecco. non è che guai. Quando c'è Dilettanti in Gioco. Ringrazio chi mi ha fatto gli auguri, ovviamente penso sia stato Andrea, che oggi compie gli anni, quindi marzo è foriero di compleanni. Mi piace ricordare con un po' di emozione che domani faccio gli anni, giorno 13, come la maglia di Davide a storia, ecco, per cui giusto ricordare un, quindi, ecco, un numero, e ovviamente ringrazio anche Giancarlo come il numero 13, quindi però estendo gli auguri a tutti coloro che li fanno anche domani, ovviamente. Grazie. Bene, grazie a te. No, volevo chiedere magari a Giancarlo, posso dire una banalità, Carlo? Dimmi Andrea, intanto che arriviamo ai nostri tifosi, dimmi pure. No, adesso siamo al 35esimo, considerando che saranno 5 minuti di recupero. Secondo me adesso è il quarto d'ora più importante del campionato, perché sì, portare a casa questa vittoria, poi c'è la sosta, ma esatto, adesso quello. Permettetemi di dire che siamo ai 15 minuti più importanti del campionato. Che Padova, hai detto tu, bravo Andrea, hai ricordato che la prossima giornata si siede in panchina e fa da spettatore a quello che succede nella prossima giornata, e quindi è importante, importantissima questa fase dell'incontro a Bassano. 15 minuti che, Angelo, come andremo a vivere? Ma il Padova sta facendo la partita che deve fare in questo momento. Ho detto, non dovrebbe abbassare appunto il suo baricentro e quindi cercare di tenere sempre la squadra abbastanza alta, e appena si riconquista palla ripartire. Quindi ora deve solamente fare una gestione come sta facendo. Io non vedo particolari problemi che ci possa creare il Bassano in questo momento, anche se le partite sono da vivere fino al 95esimo. Però vedo un Padova che è abbastanza conscio delle sue potenzialità. È una partita da portare a casa anche con quel pizzico di esperienza, no? Che possono avere giocatori navigati come Belingheri, Pulzetti, giocatori di categoria, perciò il perdere magari quei 10-15 secondi è così come sta succedendo in questo istante. Torniamo al Mercante perché c'è il Bassano in avanti, vai Andrea. Fuori gli Ozzi, dentro Russo, dentro un difensore. E poi si batterà il calcio in punizione, gli Ozzi va fuori con calma, chiaramente. Si prende gli applausi dei tifosi del Padova, qualche fischio di quelli del Bassano. E adesso entra Michelino Russo, c'è bisogno anche di Michele Russo in questo quarto d'ora caliente, in questo finale di campionato. Dai Russo. Adesso Minesso andrà a battere con il sinistro, probabilmente a cercare una deviazione. Ecco Minesso, sua battuta libera la difesa del Padova. Siamo ancora però sulla tre quarti, pallone messo in avanti con il sinistro, esce Bindi, chiama il pallone, lo recupera, bravo Jack, 37 del secondo tempo, e dice tutti avanti. Poi con il destro il pallone prova a ripartire da quella parte il Padova in velocità, pallone però arpionato e portato via, peccato perché abbiamo perso un buon pallone sia per ripartire sia adesso, c'è qualche metro a disposizione, ma ancora mettiamo la gamba, bene così, bisogna metterci sempre la gamba fino alla fine. E allora andiamo sulla destra, teniamo lì il pallone con Sarno, Sarno aspetta, Sarno poi il centrale, ancora il tocco dalla parte opposta, forse un po' corto, riesce ad arrivare Fabbro e a toccare il pallone indietro, a poter rimpostare per il Bassano. La corsa, la voglia, la determinazione, la grinta, l'agonismo, bisogna metterci tutto in questo finale. Sta provando il Bassano e deve metterci il piede il Padova fino alla fine davvero di questa partita. 38 del secondo tempo, Padova adesso arroccato all'indietro, prova a far girare palla il Bassano, prova a portarla ancora sugli esterni, poi il gioco centrale, ancora il pallone in profondità, la chiusura di testa a parte di Russo, poi la possibilità ancora di calciare, palla che esce però
fuori sopra la traversa, la controlla Bindi e quindi bene. Un applauso dalla tribunetta, che è un sospiro di sollievo, perché stiamo vivendo, come ha detto giustamente Andrea Moretto, il quarto d'ora probabilmente più importante del campionato, quello che può permettere al Padova di scavare un solco in classifica tra la prima e la seconda posizione, poi via via tutte le altre, quelle che comporranno i playoff, dove speriamo sinceramente di non andare, ma insomma il campionato è ancora lungo, la partita è ancora lunga. Chiara, i tifosi da casa quanto stanno tifando? Stanno tifando tantissimo. Carlo, stanno tifando tantissimo, ma volevo rileggere l'ultimo messaggio che è andato in onda. Sei stata brava Antonella, DNG, volevo leggerlo perché secondo me questa realtà porta moltissimo, non soltanto alla nostra trasmissione ma a tutti, e quindi Antonella ti scrivono questo messaggio. E un commento invece tecnico: il punto critico del Padova è la difesa, vedi ad esempio il gol del pareggio, e adesso abbiamo visto un movimento. Andiamo a vedere come si comporterà la difesa su questo calcio di punizione, esatto. Andrea Moretto, ce lo commenti tu, c'è il Bassano che sta calciando dalla fascia destra, eccolo. Punto di battuta, Belighe. Sì, peccato che Bellingheri ha regalato praticamente il suo calcio di punizione. Adesso Minesso all'altezza del secondo palo, staccano in due, calcio d'angolo in favore del Bassano. Andiamo verso il quarantesimo del secondo tempo, bisogna però, lo ripeto, resistere, stringere i denti, chiudere tutti i varchi, possibilmente ripartire in contropiede. Adesso c'è ancora un po' di confusione, l'arbitro dice venite qua voi due, con chi ce l'ha? Russo è il numero 28 del Bassano, basta, non voglio più trattenute, non voglio più nulla. E ancora intanto c'è un po' di confusione lì in mezzo all'area di rigore, il calcio d'angolo, vedete che confusione che c'è, ancora pallone allontanato da Pulzetti, poi Minesso tocca l'indietro. C'è forse un fallo, l'arbitro lascia proseguire invece il gioco, c'era forse un contatto su un giocatore del Padova, l'arbitro lascia proseguire, allora ancora il Bassano cerca di mettere questo pallone in avanti, Padova che lo mette fuori all'altezza quasi della metà campo, quindi rimessa laterale respinto, in favore del Bassano. Respinto il Bassano. Il 41esimo. È un assalto da parte loro. D'altra parte sono indietro, le ultime speranze che hanno per... Si fanno sentire anche i tifosi del Padova, ancora Minesso, entra in rigore, Minesso! Mette il pallone fuori, mamma mia, che gran giocata di Minesso, che era riuscito ad entrare in area di rigore, poi ha calciato anche con il rimpallo, il pallone è terminato fuori, ma Minesso sicuramente l'uomo più pericoloso del Bassano che adesso fa un'altra sostituzione, vediamo chi entra, il numero 6 Barison, ha rischiato anche qualcosa Pulzetti, quindi con Barison entra con il numero 6 al posto di Bonetto. Sì. Beh, evidentemente dentro Barison al posto di Bonetto non cambia nulla. Ah, forse gioca a tre dietro adesso il Bassano per mettere un'altra pedina nella metà campo. Angelo, forse mi è sembrato di vedere così anche dai gesti del giocatore che entrava, segnava a tre. Evidentemente il Padova vabbè, sicuramente si sta difendendo ora con i tre centrali e i due esterni, quindi una difesa 5. Cappelletti, poi il pallone lanciato in avanti per Sarno spostato adesso sulla sinistra, tiene il pallone Sarno, bravo, riesce a toccare, riesce a guadagnare la rimessa laterale, 42esimo del secondo tempo. Bravo, rimessa laterale sotto, dai. Del Bassano, 3 minuti più il recupero da stimare però in 5 minuti con tutte le sostituzioni. Ancora Contessa prova ad alzarla, c'è la rimessa laterale che però questa volta è in favore del Bassano che la tocca all'indietro e riparte dalla propria tre quarti. Stanchissimo Bellinghieri, stanchissimo anche del Contessa. Bassano, Bizzotto. Quanti cambi abbiamo ancora, Andrea? Con Bellinghieri che tenta uno, di andare. Credo. Uno, due. Quanti abbiamo fatti? Tre cambi mi pare, giusto? Abbiamo altri due cambi. Non mi ricordo se tre o quattro, Marco, se mi puoi dare una mano. Sto guardando in questo momento, sono entrati Mandorlini, Pulzetti, Cappello e Russo. Credo ancora calcio d'angolo. Abbiamo ancora un calcio d'angolo. Nel frattempo vediamo non più inquadrato in questo momento Contessa che si lamentava che non gli avevano chiamato il pallone. Abbiamo regalato un calcio d'angolo al Bassano.
Attenzione Andrea. Fallo forse in aria, lascia sì, palla che esce controllata da Pulsetti. La palla sì, che però... esce, bene. Bene, disinnescato anche questo adesso. Attacco del Bassano, siamo al minuto numero 89. Giancarlo Agostini ha il microfono in mano, ma sì, ti sudano un po' le mani anche perché questa finale di partita è veramente intenso. Io prima ho visto la classifica, l'ho voluta rivedere la terza volta perché è bello vedere un Padova così. La riguarderemo ancora fra pochi minuti. Non cambia. Quanto dispiace non essere al Mercanti di Bassano e avere anche i problemi magari di non riuscire a prendere il biglietto. Questi sono grossi problemi. Importante portare a casa i tre punti. E la Padova ce la sta mettendo tutta. Io andrei da Andrea, scusate il gioco di parole, per questi ultimi 1 minuto e 15 secondi di tempo regolamentare, poi andiamo anche con il recupero. Andrea, facci vivere tutte le emozioni del Mercante. Occhio! No. Sì, pallone fuori, ma c'era già stato il gioco, era già stato fermato. Aveva visto un'irregolarità l'arbitro, però attenzione a questa incursione. Adesso sostituzione per il Padova, sta per entrare Eric Lanini. Eccolo il quinto cambio. Dentro Lanini al posto di Sarno. Fuori Sarno, straordinario Sarno. Bravo, ci vorrebbe la standing ovation per Sarno. Sarno che tra l'altro da intelligente anche di vedere questo momento di partita è andato a nascondersi praticamente dalla parte opposta del campo, quindi adesso per uscire ci vorranno almeno altri 25 secondi perché era praticamente dalla parte opposta, sapendo che era lui che doveva uscire. Ecco, va fantastico. A saltare anche l'arbitro, si arrabbia il pubblico di Bassano, chiaramente ci sta in questo cose, momento però, quando le vivi da avversario ti fanno imbestialire super sano, quando stai perdendo per di più. No, dai, ci sta, fanno gli altri, fai. Però insomma 4 minuti di recupero, intanto è partito adesso il recupero, ci sono 4 minuti da giocare, 4 minuti di sofferenza per il Padova che sta vincendo Bassano. Beh, ha dato veramente poco recupero rispetto alle sostituzioni. Sì, poteva starci forse un minuto in più. Nel frattempo la palla è ancora rimessa uscita. Laterale. Rimessa laterale. Beh, per Bassano. Oltre alle sostituzioni non è che si è perso granché tempo, perché la partita è stata davvero adrenalinica, quindi... intensa dal primo all'ultimo minuto. Non c'è stato per... Ah, esatto, quindi e adesso vediamo, ditemi voi del recupero quanto siamo, intanto ancora Minesso, più pericoloso sicuramente da quella parte, pallone allontanato, prova ad andare a recuperare ancora il Padova, il gioco di gambe, quindi la rimessa laterale che sarà in favore del Padova e così può distendersi adesso. È passato avanti. È passato il primo minuto Andrea. Il primo minuto è passato, bene. Altri 3 minuti, bene. Però il pallone adesso ce l'ha in mano il Padova. Appena detto, perso subito, riparte ancora il Bassano. Adesso l'ha recuperato, prova a farlo girare largo sulla destra. Ancora lì Benigher non riesce a metterci il piede, poi il pallone che non passa. C'è stata la chiusura, Cappelletti in contatto per l'arbitro. Si può proseguire, non c'è fallo su Cappello. E allora ancora il Bassano che prova a manovrare dalla parte opposta, adesso prova a caricare il cross allontanato da Mandorlini che mette il pallone fuori, quindi riprenderà con la rimessa laterale a favore del Bassano, subito battuta. Padova tutto arroccato nella propria tre quarti, Bassano che prova a spingere sulla velocità, trova un corridoio, poi ancora in scivolata intelligentemente, ancora il contrasto, il contatto e si riprenderà con la rimessa dal fondo e quindi Jack Bindi con calma andrà a rimettere il pallone in gioco, ci sono due palloni sul terreno di gioco e quindi Bindi nel calcio fuori uno. Secondo andato Carlo o no? Sì, sì, sì. Sì, siamo già a 2 minuti e mezzo, sì. Andrea. Quasi. Bene, secondo più, secondo me. Attenzione. 90 secondi. 90 secondi. Io non so se la Martina sta guardando adesso. Immobile ieri. Secondo me se sta guardando sta andando anche in ospedale in profondità, deve uscire Bindi. non so Martina, scrivici se stai guardando perché sono gli ultimi secondi, sono un po' agitato io, figurati te da casa sul divano.
ma forse sta guardando Risoli, molto dici al che manca mattina. un minuto, sì. E adesso il pallone, intanto è partita la sciarpata nel settore dei tifosi del Padova. Pallone in profondità, deve tenerlo lì vicino alla bandierina dell'angolo, ancora lo tiene, c'è il rimpallo, palla persa ancora con il Bassano che può rimpostare l'attacco. Poteva forse essere gestito meglio questo pallone vicino alla bandierina. Bassano che prova ad andare davanti col pallone. Il taglio, poi ancora il pallone rimesso ancora dai giocatori del Bassano. Buono. Sta sbracciando. 30 secondi centrale, ancora con la possibilità, poi il recupero. Ancora con Capello, prova a toccare la laterale. Sta là. C'è il contrasto, la rimessa che sarà in favore del Bassano. Vediamo forse l'ultima possibilità di attacco per il Bassano che tocca l'indietro il pallone. Possibilità forse di metterla in mezzo adesso. Lunga con Bellingheri, la svirgola, però il pallone arriva a triplice fischio. È finita Bassano, Padova 2, Bassano 1. E allora non dico che la vediamo quella seconda lettera dell'alfabeto, però iniziamo a intravedere un po' la sagoma. Grande festa, qui a Bassano da parte dei tifosi. Senza scaramanzia ai giornali oggi. Tutti i giocatori. Vabbè, è giusta la festa, andiamo sulla festa del Padova, regia. Vanno a salutare, eccoli qua. Se riusciamo a vedere. Dai che dentro. Vediamo se riusciamo a vedere anche un po' di festa dei giocatori del Padova, poi noi ci sposteremo nella zona a spogliatoi, vi ricederemo la linea, ma intanto vediamo se riusciamo a vedere, c'è il pubblico che sta sfollando, ecco, tutta la squadra pronta ad andare sotto la curva per questa altra straordinaria impresa del Padova che ha risposto a chi diceva che era in crisi, ma permettetemi di dire anche la qualità dei giocatori. Pensiamo a Puzzetti, decisivo sul rientro nel secondo tempo, non soltanto il gol, ma davvero qualità, quantità per questo Padova che va a 52 punti in classifica. San Benedettese 41, Bassano che rimane a 40 con la Reggiana e la Feralpi Salò. E adesso è il momento dei saluti dei giocatori, con andiamo i quali ecco con le immagini della nostra produzione, tifosi del Padova sotto la tribuna, ed è giusto così il finale che avremmo sognato non appena due ore fa alla vigilia di questa partita importantissima, il derby d'alta quota, il Padova se l'è preso a Bassano. Dimmi Andrea. Carlos, se sei d'accordo, allora noi proviamo a portarci la zona spogliatoio, così vediamo di cercare di sentire già qualche commento. Sì, ti aspettiamo tra poco. Nel frattempo volevo chiudere con le immagini della curva festante, i giocatori sotto che stanno salutando chi è riuscito ad andare a Bassano. Noi ci prendiamo pochi minuti per la pubblicità, poi rientriamo in studio, salutiamo ancora i nostri ospiti e sentiamo da Bassano le parole del mister e dei giocatori biancoscudati. Tra poco. Entra in Antenore Energia per luce e gas, esci in 500. Da oltre 50 anni Vidale Nord-Est si occupa di spedizioni internazionali. Con le proprie filiali di Padova, Verona, Vicenza ed Udine è sempre vicina alla vostra azienda. Trasporti terrestri, via mare e via aerea. Europa, Medio Oriente, Asia, Americhe. Vidale Nord-Est è tutto questo. Per qualsiasi vostra necessità di logistica e spedizioni internazionali, www.vidalenordest.it. Questa settimana al Prix c'è il 3x2, paghi 2, il terzo è gratis. Ad esempio, 3 confezioni di tonno Nostromo da 100 grammi a 2,96 euro, pari a 99 centesimi a confezione. Approfittane, Prix, conviene!
Vieni alla fiera di Vita in Campagna. Orto, giardino, animali, casa di campagna e tantissimi corsi gratuiti. Tutto per vivere la tua passione dal 23 al 25 marzo al centro Fiera di Montichiari, Brescia. Scopri San Zeno Packaging. Offriamo ad ogni azienda servizi di cellofanatura, postalizzazione, matching and picking. Proteggi i tuoi prodotti. Crea dei kit di vendita unici. San Zeno Packaging. I tuoi prodotti con lo smoking. Da Rima Arredamenti, incredibili offerte sotto costo per rinnovo esposizione. Vedere è vivere. Per i tuoi occhi scegli la vera qualità. La Bottega dell'Ottico, i consigli di professionisti per la scelta della montatura. Per vedere bene a tutte le distanze e in tutte le condizioni. Notte, estate, inverno, neve e i pesci sott'acqua. Nuovi occhiali personalizzati per computer e ufficio. La Bottega dell'Ottico, da oltre 30 anni, in via Montà 99, zona Euganeo, a Padova. Vedere è vivere. La cantina di Custoza vi aspetta anche quest'anno con le sue tradizionali proposte e interessanti novità. E per chi ha intenzione di convolare a nozze, sta per partire il progetto Sposi. L'intento è quello di proporre la nostra vasta gamma di vini in collaborazione con i ristoranti dove avverranno le cerimonie e i festeggiamenti. Vi aspettiamo in cantina. Rieccoci in studio per la nostra diretta alle Padova. Alle Padova davvero, perché ha vinto a Bassano per 2-1. Il Padova si era portato in vantaggio con Ravanelli, ha subito il ritorno del Bassano che ha pareggiato su rigore con Minesso. E poi Marco Campanale, il grande, 2-1 firmato da Pulzetti, il capitano che segna nella partita, non voglio dire che è già decisiva, però insomma una delle partite più importanti di questo campionato, è anche un bel segno. È un bel segno soprattutto perché Bisoli ha azzeccato i cambi, li ha azzeccati alla grande, perché protagonista Capello nel gol di Pulzetti con quella incursione sulla sinistra e con l'assist vincente per la corrente centrocampista bianco scudato. E poi c'è da dire che l'azione, non l'abbiamo detto, ma è stata avviata, la palla a Capello è stata data da Belingheri con un lungolinea pazzesco, con l'esterno destro ha dato la palla sul filo della linea laterale. La palla, pensate, ha percorso un sacco di metri sulla fila, linea laterale di sinistra e poi è arrivata appunto a Capello che ha scaricato il cross. Ma Bisoli è un grande allenatore per quanto visto stasera. Sicuramente si è dimostrato molto molto bravo nella gestione dei momenti difficili. Ha sicuramente contribuito a dare la svolta alla partita, una partita, Angelo Montrone, che abbiamo visto realmente complicata, perché il Bassano nel suo momento migliore probabilmente di questa stagione ha messo in campo tanto agonismo, tanta voglia di vincere, di portare a casa questa vittoria che poteva avvicinarla verso la testa della classifica. Però, come stava raccontando Marco Campanale, a un certo punto escono i valori, esce il Belingheri che ti mette questo pallone lungolinea, esce Capello che ti fa il dribbling e ti mette l'assist, esce Pulzetti, il capitano, che con un colpo da biliardo infila la palla lì dove il portiere non ci può arrivare. Sì Marco, hai analizzato benissimo la partita. Il primo tempo il Bassano è partito veramente forte, ripeto, nei primi tre minuti ha avuto 3 occasioni da gol, diciamo che probabilmente mancava anche qualcosa sotto l'aspetto quindi del risultato alla squadra di casa. Secondo tempo però il Padova ha sbloccato subito il risultato con questa magia su calcio e punizione di Sarno, che ha impegnato il portiere in una straordinaria parata sulla ribattuta, quindi è stato bravo poi Ravanelli a concretizzare. Però devo dire che come ha detto anche Marco, il Bisoli ha letto veramente bene la partita. Il secondo tempo ha fatto i cambi proprio in maniera giusta, azzeccata, ha riequilibrato l'organico in campo, ha dato
meno apprensione anche a Salviato, che il primo tempo ha sofferto tantissimo sulla sua fascia. Quindi diciamo che il secondo tempo, a parte ecco, l'occasione lì del pareggio, quindi con quel rigore dove poteva Ravanelli forse gestire meglio quella palla, il Padova ha controllato bene e ha meritato la vittoria. Chiara da casa, quanta gioia c'è? Sai Carlo, secondo me siamo rimasti così in tensione fino all'ultimo minuto che i nostri tifosi sono andati o non so a festeggiare con una delle nostre birre o a ristorarsi con un po' di acqua per prendersi. Ma arrivano dei messaggi un po' critici sotto diversi punti non è di possibile, vista. Non ci il primo credo. È azzeccati i cambi visto il successo annunciato, questo non lo capisco molto no, bene. No, Carlo volendo. Prima aveva fatto i cambi. Ah, giusto, è vero. Era lui il nominato. Era il suo il messaggio dei cambi. Ah, quindi è un altro veggente, ti ricordi? Carlo, la settimana scorsa abbiamo avuto i veggenti, un veggente positivo, il nostro Carlo F. Poi invece un messaggio critico, ma viene da un vicentino molto probabilmente. Padovani siete, rimarrete sempre quattro tifosi in croce, non avrete mai il super tifo e la cultura del calcio dei vicentini. In ogni caso noi ci stiamo godendo la nostra vittoria e salutiamo. Abbiamo almeno una ventina di punti in più in classifica, questo è quello meno. Che conta per questo campionato, ma... Questo messaggio lo leggo semplicemente perché la bellezza delle nostre ragazze qui in studio è più che evidente, ma leggo questo messaggio perché sono le mie bomberine nel cuore. Allora, carine le bellezze venete, ma le bomberine sono di un altro livello, forza Padova e vi salutiamo ragazze. Certo, sto cercando di riportare. C'è un Bobby dietro a questo messaggio, ma comunque... Pensa è più che sto cercando di riportare le bomberine ancora in studio qui da noi a vivere la partita, però... Piene di impegni, si stanno facendo desiderare. Appello a Marco Bobbi, anche Giorgio probabilmente, che ci stanno seguendo prima della fine del campionato, assieme a Chiara, l'invito ufficiale. Io ieri ho trovato il Bobbi. Ieri il Bobbi e ho chiesto quando è che è arrivato in studio. Stiamo lavorando, sono in arrivo. Stanno lavorando bomberine. Per noi, bene, molto bene. Torniamo in tribunetta, mentre c'è Andrea Moretto che sta guadagnando la postazione dallo stadio di Marcante. Vuoi fare una prova? No, meglio di no. Noi ti vediamo, quindi quando arriveranno gli ospiti... No, pronti, Andrea. Mi vedi? Sì, ti vediamo. E ti sentiamo ti anche. Ti posso chiedere una cosa, se con l'aiuto della regia? Bene. Sì. Vai. Scusami, Andrea. No, quello della la notizia è che la Martina ha scritto che non si è mosso ancora niente, mentre noi palpitavamo alla fine. Invece, la prima notizia degli spogliatoi che mi ha appena comunicato la Martina è che è tutto fermo. Volevo con l'aiuto della regia andare a vedere la prossima giornata, perché è molto interessante. Il Padova riposa. Se mi danno una mano in regia, Tobia e Vincenzo, ci sono delle partite molto interessanti. Allora, il Fano con la San Benedettese, Fano che è in ripresa e deve salvarsi. E deve salvarsi contro la San Benedettese che è la squadra che insegue il Padova, distante 11 punti. Questa è già una partita interessante. Padova riposa perché Modena non c'è più, Pordenone Fermana, Ravenna Mestre, Reggiana Gubbio. E Gubbio è la squadra che è, non è messa benissimo in classifica, però ha fatto un paio di colpacci in questo campionato in trasferta. Quindi, proprio con squadre di alta classifica, quindi tutto può succedere in questa gara. Poi c'è il Renate con il Bassano, che è lì subito dietro, il Renate che ha pareggiato l'ultima partita, poi Sant'Arcangelo, Triestina, Teramo, Albino Leffe e Vicenza sul Tirol. Certo, Marco, hai ragionissima, però questa sera il Padova ha dimostrato che la corsa la fa solo su se stessa e la fa da capolista. Poi quello che fanno le altre... Ben vengano magari i pareggi e le battute d'arresto, però il Padova capolista è andato a vincere in casa della seconda in classifica. E allora, in attesa che Andrea Moretto riceva i primi ospiti della all'interno dello spogliatoio. Quiz di calcio. Chiamiamola Agnolin. Ah. Quiz di calcio, chi è? Agnolina. Ah, bravo, abbiamo già indovinato subito. In 7, abbiamo vinto 7 birre. Devo chiamare la pubblicità, tra poco. Avete indovinato, si vede. La tua sicurezza dipende da tante cose, anche dai tuoi capelli. Ma stress quotidiani e cambi di stagione possono metterli alla prova. Per questo c'è Aminexil di Dercos. I capelli sono più forti e resistenti, risultati visibili in 3 settimane. Provalo anche tu. Aminexil Intensive 5 di Dercos, numero 1 in farmacia e parafarmacia. Rimuovere il make-up più ostinato? Facile!
con acqua micellare bifase con olio d'argan da Garnier. Le sue micelle catturano trucco e impurità come un magnete, da viso, occhi e labbra, in un solo gesto. Acqua micellare bifase con olio d'argan da Garnier. Scegli quella che fa per te. Scelgo una colorazione che si prende cura dei miei capelli. Excellence Grandi L'Oreal, con triplo trattamento avanzato. Trattamento. I capelli sono morbidi, nutriti. Trattamento. Forti e resistenti, non si spezzano. Trattamento. Un colore ricco e luminoso che dura a lungo e zero capelli bianchi. Excellence Grandi L'Oreal Paris. Perché tu vali. Signor Ruini, è stato bello il matrimonio. Oh, congratulazioni agli sposi. Grazie. Oh, mi scusi, l'abbiamo sporcata. Allora, non fa niente. Ma che state facendo? Ristrutturiamo casa. Ma chi vuole? Abbiamo tante spese. Ma andate da Compass, giusto papà? In effetti per un prestito basta un giorno. Così presto? Presto? Un prestito di così. Vieni anche tu in filiale. Fissa un appuntamento al numero verde o sul sito. Da Compass, per un prestito basta un giorno. Trovare il mascara perfetto è un inferno? Allora scegli il paradiso. Nuovo mascara Paradise di L'Oreal. Applicatore soffice come una piuma, per un volume immenso. Formula arricchita con oli, per un'applicazione da estasi. E un risultato davvero spettacolare. Nuovo mascara Paradise di L'Oreal Paris. Perché tu vali. Da capelli ribelli a un liscio da invidiare? Scopri il nuovo programma Fructis Hydralis con olio di argan disciplinante per capelli lisci e forti. Shampoo, effetto anticrespo anche con il 97% di umidità. Maschera, applicala sui capelli bagnati per un liscio perfetto fino a 3 giorni. Nuovo Fructis Hydralis, capelli più forti, capelli più lisci. Garnier. Rieccoci in studio per Ale Padova. Ringraziamo Marco Campanale, compagno di viaggio di questa partita palpitante, è andato a preparare tutto quello che troverete nei social tra qualche minuto, le notizie, i marcatori, il tabellino, le immagini della partita con il commento originale, una partita che potrebbe veramente entrare nella storia del calcio bianco scudato. Il 2-1 del Padova a Bassano porta il Padova in vetta alla classifica con un vantaggio in doppia cifra, più di 10 lunghezze di margine sulle seconde che via via stanno annaspando dopo un po'. Nel frattempo che Andrea Moretto riceva allo Stadio Mercante in collegamento gli ospiti, primo tra tutti cercheremo ovviamente di avere mister Bisoli, io volevo intrattenermi con una breve chiacchiera con le ragazze, visto che sono state così gentili da essere innanzitutto nostre ospiti e poi di vivere con noi questa partita fino alla fine, anche proprio negli ultimi minuti. Il calcio, chiedo prima a te che sei già microfonata, così dopo se passiamo anche il microfono alla seconda bellezza, è Chiara, è uno sport che nella tua vita c'entra in qualche modo o è totalmente marginale? No, cioè personalmente il mio fidanzato fa calcio. Ah, ecco, il fidanzato calciatore, ci sta. Però io non mi interesso più di tanto, simpatizzo per una squadra, però più di tanto no. Non si può dire perché squadra simpatizza. Il Milan. Sì. Ah, il Milan. Vabbè. Aia. Sono squadre. Se lo sapevo. Ah, scherzo. Ed è un calciatore, quindi insomma, vedi Paolo, così come avevamo detto anche nell'altra... Capita, ogni tanto succede, no, che la modella croci abbia questo proprio il calciatore. Ma l'hai conosciuto prima che facesse calcio oppure era già un calciatore? Facevo e ti è calcio. Piaciuto anche perché era calciatore? No. Invece e basta per le mani. Invece chiedo a Veronica se il calcio nella tua vita c'entra in qualche modo, se sei tifosa di qualche squadra. Allora, io tenderei a essere Juventina. E vai. Applauso. No, non si può fare. Vai, dal microfono. Puoi lasciare il microfono al gelato, sei già microfonata, puoi lasciare il microfono. È stato tolto. Ah, ok, si è tolto. Prego, prego. Comunque il calcio, no, personalmente non c'entra molto nella mia vita. Diciamo che se c'è, comunque è secondario, possiamo dire così. È secondario. Che sport preferisci fare? Io ho fatto danza tutta la vita. E quindi diciamo sono due cose che vanno un po' a contrasto,
Però comunque sì, non mi dispiace, ecco. Non ti dispiace il gioco del calcio, perché in fin dei conti regala emozioni come quelle che abbiamo vissuto questa sera. Quelle che stiamo vedendo ancora sono le immagini del backstage, caro Paolo Braghetto. Tu sì, è una mandato... primizia questa per voi, eh? È la primizia, la prima volta che facciamo vedere. È la prima volta che esce sugli schermi. Sì, non è ancora disponibile online, solo Telenuovo ce l'ha questa allora sera. Applauso. E se posso, testimonia un lavoro lungo, perché effettivamente questo calendario, che magari esce anche un po' più tardi degli altri, comunque non si fa in tre giorni, si fa in tre mesi. Oh, ci siamo, ci siamo, ci siamo. C'è il perdente. Ci siamo, c'è l'allenatore del Bassano, Andrea. Più arrabbiato, cos'è successo? Più arrabbiato, più deluso, più... Ma, no, non la vedo arrabbiato. Io? No, io sono stanco, sono vecchio, mister. Sono vecchio io di tanti anni. Sì, vabbè, dai. No, non sono arrabbiato, la mia ragazza ha fatto un'ottima partita, abbiamo perso contro una squadra forte, che sulla quale, sconfitta sulla quale secondo me non c'è da recriminare, nel senso che loro sono una squadra così, le partite le vincono così sempre, quindi questo è il loro modo di essere, e giustamente anche perché sono primi in classifica largamente, quindi noi abbiamo fatto il massimo di quello che oggi era possibile e secondo me possiamo ancora migliorare, abbiamo dei margini di miglioramento. È stata una bella battaglia, però l'hanno decisa magari i gol, però è stata battaglia, non ci si è mai annoiato al primo novantesimo. Purtroppo in questo sport decidono sempre i gol, è una regola che l'hanno fatta circa 200 anni fa, quindi chi fa gol vince e chi non li fa perde, al limite se non li fa nessuno si pareggia, le messe della Palisse mi faceva un baffo. E... avere anche un bel pulsetto al signor La Palisse gli avrebbe fatto comodo. Adesso se facciamo questi discorsi in campo non valgono la carriera, i soldi che prendono, io non ci credo a queste cose qua. Padova è una squadra forte, secondo me, come dicevo, merita assolutamente il primo posto. Si possono discutere tutte le cose, voi li discutete regolarmente, dopo tutti gli anni che avete passato a non vincere niente, mi sa che questa è una buona squadra. Finalmente. E non è un campionato scarso, penso che noi l'abbiamo dimostrato oggi, sono loro forti, è diverso. No. Beh, è un bel complimento perché il Bassano comunque ha fatto una gran partita. Intanto leggo qualche critica e mi viene da ridere. Vabbè, ma lei non deve leggersi tutte le critiche. Prenda anche le critiche vostre, mica le mie. Vabbè, noi lavoriamo anche noi, se no... Abbiamo due persone che ci seguono, che ci criticano. Noi, il top del casino è questo qua, insomma. Noi già così non siamo abituati. Vabbè, comunque i complimenti comunque vanno fatti. Non è perché, insomma, il risultato è perché comunque... Mi rendo conto io che abbiamo fatto una buona partita. L'ho detto ai ragazzi, noi dobbiamo continuare su questa strada. Possibilmente limare ancora quello che è possibile... nella differenza che c'è tra giocare per far bene e giocare per qualcosa di importante. Ecco, lì secondo me il Padova oggi è stato più forte, in quelle due o tre situazioni là in cui si risolvono le partite e loro, secondo me, hanno tanta gente abituata a questi confronti. Noi magari dobbiamo ancora arrivarci. Grazie mister. Grazie. Buonasera. Beh, effettivamente dal mister del Bassano, Colella, è arrivata, non vorrei dire una frecciatina, però sicuramente una puntualizzazione. C'è da dire, sì, rispondo un po' da addetto ai lavori. No, Andrea, non so se mi stai ancora sentendo, però magari ne discutiamo qui in studio. Sì, ti sento. Sì. Sì, ecco, Angelo, forse effettivamente a Padova c'è tanta fame, nel senso che c'è voglia di vincere, quindi si cerca di arrivare anche a quell'obiettivo, anche con quella tensione in forse superflua, no? Soprattutto magari per chi la vede dall'esterno. Dobbiamo dire che il Padova ha sempre vissuto campionati di alto livello come categoria, quindi ha fatto per tanti anni la Serie B, ha fatto anche la Serie A, quindi non va in campo sicuramente la storia, però sicuramente la piazza di Padova è una piazza che merita una categoria, la categoria superiore sicuramente. Quello che ha detto Colella sì, mi ha lasciato un attimino basito, perché poteva parlare della partita, poteva perlomeno analizzare quello che è stato fatto il primo tempo e quello che aveva creato come problematica al Padova e quello che invece non ha fatto il secondo tempo, quello che il Padova ha creato nel secondo tempo meglio del Bassano. Quindi è stata una partita che il Padova ha meritato, è stata una partita che il Padova ha dimostrato di essere prima della classe sotto tutti i punti di vista, una partita che ha saputo gestire e anche soffrire nel primo tempo, il secondo tempo invece l'ha chiusa con quell'1-2 perentorio e dopodiché non ha rischiato più nulla. Quindi, diciamo che non ha fatto un tiro in porta il Bassano. Probabilmente nel secondo tempo, il mister dovrebbe invece farsi un mea culpa e dovrebbe capire che cosa invece è mancata alla sua squadra nel secondo tempo, perché c'è stato un calo fisico enorme
Il Padova invece ha tenuto la partita per i 90 minuti, ha azzeccato i cambi il mister Bisoli in tutti i settori. Io credo che Colella dovrebbe un attimino farsi un mea culpa, dovrebbe analizzare ancor di più questa partita anche per il suo futuro, per il proseguo del suo campionato. Se il Bassano vuole ambire quindi a una posizione di alta classifica e vuole quindi giocarsi la Serie B e i play-off, sicuramente dovrà fare qualcosa di diverso. Sono assolutamente d'accordo con te. Andrea Moretto, anche tu puoi dare questa lettura alle parole di Colella. Effettivamente forse sì, ci hanno lasciato un po' così. È chiaro che ognuno tira acqua al proprio mulino, ma non mi pare di aver sentito cose, insomma, così. C'è un po' di delusione chiaramente quando perdi partite così, sì. Io lo giustificherei così, però non mi pare di aver sentito cose. Sicuramente a Bassano vivevano questa partita un po' come l'evento, perché il Padova che arriva in posticipo con 9 punti di vantaggio è il momento per provare a sognare. Il Padova però si è dimostrato, insomma, come stiamo dicendo, come abbiamo raccontato. Gianfranco Borsatti, anche tu se no. Ci vuoi dare un commento, mi sembra che dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista tattico evidentemente, per quello no, che ha fatto Bisoli durante la partita. Tornando all'intervista, lui ha detto due cose. Il primo, che non abbiamo mai vinto niente, come per dire venite qua, avete vinto una partita. E poi si è lamentato con i suoi di tifosi, ha detto qua sono sempre in due a venire a vedere la partita, quindi cosa pretendono. Quindi era molto polemico a 360 gradi. A 360 gradi, effettivamente sì, però insomma sono quelle realtà. Dove però magari a volte succede che il poco tifo ti dia anche la tranquillità per disputare buoni campionati. Lo vediamo anche qui vicino a casa, Cittadella. Chiara? E ritornando ai tifosi, Carlo ci scrivono: meglio pochi ma buoni dottori che tanti magnagatti, in risposta al tifoso che ci aveva scritto prima. Un complimento al nostro mister, grande mister, ottimo Padova, Andrea P. Un saluto al nostro Montrone in studio, ciao Montrone, forza Giorgione. E ultimo messaggio, vogliamo vedere Veronica sfilare i fans di Mestre. E allora vedremo se riusciamo ad essere accontentati, magari... prima che arrivi no. Bisoli, non so, adesso magari ci organizziamo anche nel nostro studio. Eccolo qua, però. Ho sentito la voce del. Cosa hai sentito? Un ho orpo? Ho sentito la voce di Bisoli, sì, poco. Facciamo. Litiga. Ho sentito la voce di Bisoli squillare da. Veniamo in fondo. Non si vede. No, la porta non si apre, sembra tipo il conclave adesso. Vediamo se arriva. Bisogna avere ancora un po' di pazienza, sono venuti concitati, l'abbiamo visto. Sono convinto, Carlo, che... Ecco, vedo Massimo Candotti, è già qualcosa. Che Colella era convinto di portare a casa la partita. Ecco, mister Bisoli, eccolo qua. Ci è rimasto troppo male. Sì. Ecco mister Bisoli, bravissimo. Una vittoria e una risposta. Sì, la risposta perché volevamo interrompere l'incidente di percorso che c'è stato. Abbiamo sofferto tremendamente il primo tempo, loro sono stati bravi a venirci a giocare dentro, abbiamo rimesso a posto un po' la squadra nel secondo tempo, nel secondo tempo abbiamo legittimato la vittoria. Quindi queste vittorie qui vogliono dire che la squadra non si accontenta, che vuole vincere partita su partita, la meta si avvicina sempre di più e andiamo avanti per la nostra strada. Domattina andiamo a lavorare alle 11 sul campo. Quindi subito pronti via? Sì, noi abbiamo detto che fino al 6 maggio, 2 maggio, 6 maggio saremo lì sul pezzo. Se gli altri saranno più bravi a venirci dietro, bene. Però oggi abbiamo dato veramente una risposta importante al campionato. Recuperare certi giocatori si è visto che era fondamentale, Belinghieri, Pulsetti, insomma, senza stare a fare tutti i nomi. Non è recuperare il giocatore, secondo me, è recuperare lo spirito. Lo spirito del primo tempo è quello che ci è mancato un po' nelle ultime partite, nei momenti topici della gara, cioè nel senso saper soffrire con dignità, con umiltà, con voglia. E quindi oggi l'abbiamo fatto. E poi la fortuna ti premia perché non prendi gol il primo tempo e il secondo esci con un piglio diverso, con i cambi che ci hanno dato e hai legittimato la vittoria. Chiudo con una battuta, la vedo bello profumato, bello pulito, forse no, se... no, sì, non lo so che ha fatto la doccia, ma che non volevo dire che non faccia la doccia. No, faccio la doccia. Dire invece. No, perché sembra che sia vestito così, ma questa è la seconda tuta che ho. Sei tuffato sotto la cuffia, se l'hanno chiamata a gran voce. Abbiamo
dei tifosi splendidi e oggi ci hanno incitato nei momenti particolari, ci hanno aiutato e questa è la risposta che abbiamo dato e tutti insieme gioiamo con la società, con i tifosi, tutto lo staff, tutti gli addetti ai lavori, anche voi penso che gioiete in una situazione particolare, cioè a essere a questo qui a 8 partite dalla fine, a essere 11 punti di vantaggio, a 12 sulla Reggiana mi sembra che sia un vantaggio, poi mi si viene a dire devono recuperare 2 partite, sì ma vanno vinte le partite, vanno giocate, il calcio, il campionato è duro, perché questa è una squadra che merita la posizione che c'ha. Grazie mister, grazie, lasciamo anche agli altri colleghi. Beh, che impressione ti ha fatto questo Bisoli? Mi sembrava tutto sommato tranquillo, sereno. Tranquillo, sì. Sereno, sì, perché... sereno. Sì, no, ma una vittoria del genere, Angelo, in fin dei conti l'allenatore, sì, cosa... Però sì, neanche sì, l'adrenalina, io mi aspettavo più energico. Ciao, ciao, ciao. No, scusami. Ecco, intanto arriva da mangiare in sala stampa ed è già una già una notizia. Ma abbiamo Minenzo che non ci ha portato, è stato l'uomo in più del Bassano, sera, davvero la spina al fianco anche per il Padova stasera. Sì, peccato per il risultato negativo che magari non meritavamo, abbiamo disputato un'ottima partita, però il Padova è stato più cinico di noi e ha portato a casa questi 3 punti. Faccio un paragone, scusami, ma ormai la sera ormai sono via, però a un certo punto mi sembra i Messi, andavi sempre via, scusami, ma ormai adesso è una serata, ho preso freddo, scusami. Vabbè, insomma, può far piacere, ma insomma, questi paragoni... Nel senso è come abilità, cose, insomma, sì, ce l'hai messa tutta. Ho avuto qualche occasione per entrare in area, poi è mancato l'ultimo guizzo vincente personale di squadra che non ha consentito di portare in parità il risultato, perché poi siamo andati sotto nel 2-1 e non siamo stati concreti insomma, in area, però rimane l'ottima prestazione perché credo che ci siamo giocati alla pari con la prima del campionato che insomma merita questa posizione perché è prima dall'inizio, però noi possiamo dire la nostra da qui alla fine. Andrea, grazie, ti ringrazio, grazie. Sì, perfetto la tempistica, grazie. Eccolo qua, no, guarda, aspetta, ultimo saluto dal match dammi winner. La linea, scusa un secondo, solo se il match winner, no, dammi la linea perché c'è... No, il match winner è meglio del match winner. Meglio del match winner. Guarda una battuta sintetica, Andre, che siamo in chiusura. Siamo contentissimi. E contentissimo sono io per il primo gol tra i professionisti e per la prestazione fatta. È stata difficilissimo, ci hanno messo sotto pressione dall'inizio, però siamo stati veramente bravi e abbiamo vinto questa partita e abbiamo messo un altro tassello sul nostro obiettivo finale. Potevi farne anche un altro? Potevo farne 2, incredibile sarebbe stato, però... Ho sbagliato un gol facile, ma dai, sono contentissimo per il gol e per la prestazione fatta. Una dedica particolare ce l'hai? Ma mia nonna. Grande. Quindi. Mia nonna, sì, perché all'ospedale, spero si riprenda presto. Vabbè, insomma, adesso c'è la pausa, perché poi punti di credito, però domani si va a lavorare subito. Sì, domani mattina abbiamo già allenamento per recuperare da oggi, ma siamo veramente contentissimi per questa partita, perché era fondamentale, e dato anche... il risultato della Reggiana, abbiamo messo un buon passo. Finale con quel tuffo davanti ai tifosi? Siamo felicissimi, ovviamente è stata proprio un'emozione unica vincere anche oggi, erano in tantissimi e li ringraziamo da parte di tutta la squadra, è veramente... Grazie Andrea! Grazie Andrea, grazie a Ravanelli, grazie! Grazie, allora dato chiaramente domani... Tutte le interviste ovviamente saranno disponibili sul nostro sito tgbiancoscudato.it durante i nostri telegiornali, sia all'ora di pranzo sia all'ora di cena. Siamo veramente arrivati ai saluti finali. Inizio dal tavolo che ci ha accompagnato per tutta la partita, da Chiara che ha aperto le porte dello studio ai nostri telespettatori. Al suo fianco Paolo Braghetto, giornalista del Gazzettino. Grazie. Di Bellezze Venete. Grazie dell'invito, torno volentieri. A presto Paolo, grazie. Avis Bianco Scudata, Giancarlo Agostini. Grazie per l'entusiasmo che riuscite a portare sempre nei nostri studi. Grazie ad Angelo Montrone, spalla. Grazie a voi. Ottima. Bravo. Per vivere questa partita forse la più importante di questa stagione, ma incrociamo le dita e manteniamo il silenzio. Salutiamo le bellezze venete a cui chiediamo, così come chiesto dai nostri telespettatori, l'uscita di scena e poi giù il sipario ad Ale Padova. Grazie ai nostri telespettatori,
a tutti voi da casa che ci avete seguito e che ci avete contattato via messaggio. È tutto per questa sera. Ricordiamo, Bassano 1, Padova 2. Padova sempre più capolista nel girone B di Serie C. Andate, a domani! Andate, andate, come...